Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Giorgio Gazzotti, nato l'11/10/51 a Bologna. Sì. Mi consenta le riprese video che Tabacco. sono in aula, che vengono svolte in aula. Va bene, senta, dottor Gazzotti, lei che attività svolge? Io al momento sono un pensionato, ho fatto giornalista per circa 30 anni. Senta, lei si è occupato di, ha svolto ricerche sugli autori. Prima di iniziare l'esame, per la verità mi ero riservato di prevenire eventuali obiezioni che sono state svolte la volta scorsa su questo tipo di prova testimoniale. E mi permetto di richiamare una massiccia giurisprudenza della Suprema Corte in materia di testimonianza tecnica. Abbiamo sentenze del 2019, 2007, 2004, 2007, 2005, 98 e così andando all'indietro. Sulle testimonianze tecniche, in particolare leggo un paio di massime, in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale inerenti alla sua abituale specifica attività, perché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. Cito soltanto una massima per l'autorevolezza dell'estensore, un'altra: in tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non si applica nel caso in cui il testimone sia persona particolarmente qualificata in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attività, giacché l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che quest'ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il filtro delle conoscenze tecniche e professionali del testo. Quindi, proprio perché le farò domande che implicheranno apprezzamenti, valutazioni conseguenziali alle verifiche fattuali che lei ha fatto, agli studi, alle ricerche, eccetera, io vorrei chiederle qual è il suo percorso professionale, la sua, i suoi trascorsi, le sue competenze, le sue. Ma il mio percorso professionale è quello appunto appena detto. Io sono stato giornalista della Resta del Carlino, ho ricoperto vari ruoli, incarichi all'interno del giornale, ma diciamo il mio interesse per la materia di cui parleremo oggi, suppongo, diciamo, è stato un interesse diciamo, più personale che strettamente professionale, cioè me ne sono occupato anche professionalmente, ma poi ho sviluppato il mio interesse riguardo a queste vicende, legato anche un po' alla mia vita qui a Bologna, visto che Bologna è stata sicuramente più volte interessata da episodi di questo tipo. E diciamo che a partire dalla fine degli anni 90 ho iniziato a fare una ricerca abbastanza approfondita, definirei effettivamente uno studio, di tutto ciò che, soprattutto in termini di sentenze giudiziarie, era a disposizione riguardo a tutte le vicende complessive a partire dalla metà degli anni 60 fino ad arrivare agli anni 80. Riguardo appunto ad episodi di stragi, attentati, golpi, tentati golpi, trame varie. Stato un lavoro che è durato molti anni perché diciamo, ho consultato, letto e studiato migliaia e migliaia di pagine, visto che voi immagino sappiate quante sono le sentenze riguardo a questi fatti. Doveva nascerne un libro. Poi per varie ragioni, sia perché diciamo, editori interessatissimi alla cosa non ne ho trovati, sia anche un po' per le dimensioni che questa mia ricostruzione aveva raggiunto, cioè molte centinaia di pagine, alla fine diciamo, questo lavoro è rimasto lì, poi ho abbandonato, tra l'altro da ormai una decina d'anni mi occupo di altri argomenti.
Poi quando c'è stata l'occasione appunto della pubblicazione di questo libro a cui lei immagino faccia riferimento, mi hanno chiesto se potevo dare un contributo, l'ho dato volentieri, naturalmente operando una sintesi estrema perché da 400-500 pagine siamo andati a 40, quindi ne è uscito un capitolo come si evince facilmente leggendolo estremamente compresso, insomma, quindi non c'è possibilità di approfondire e di arricchire l'esposizione con dati e riferimenti. Questo è quanto. Esattamente quello che appunto è la ragione della sua convocazione qui, che proprio avendo visto... Sì, se posso qui precisare solo una cosa, come le dicevo, io sono una decina d'anni che mi occupo di terrorismo rosso, quindi, come dire, la mia memoria, vista anche la vastità e la complessità della materia, ha qualche buco vuoto, diciamo. Però comunque, noi, vediamo di fare sì, il possibile. Noi abbiamo il testo che è stato già acquisito, okay. Il libro. Certamente vogliamo chiederle appunto precisazione e puntualizzazione, proprio per quello che lei ha detto, le migliaia e migliaia di pagine che esistono sull'argomento, atti processuali, atti di indagine, eccetera, che evidentemente la Corte dovrà in qualche modo assimilare, acquisire. E tuttavia chiediamo un contributo a chi questo lavoro l'ha già fatto, come nel suo caso. E ovviamente anche col contributo delle parti. Allora, quindi lei ha partecipato a questo volume collettaneo. Qual era il tema della sua ricerca? Il tema era proprio questo, era quello di fornire una, diciamo, inquadramento storico della vicenda specifica da cui nasce il libro, cioè la strage di Bologna, in modo particolare il documento Bologna reperito nelle carte dell'Ambrosiano. E soprattutto con due scopi. Il primo era quello di... diciamo utilizzare tutte le acquisizioni che i processi degli anni 90 e 2000 e i nuovi processi su Piazza Fontana, strage della Questura e strage di Piazza della Loggia avevano fornito, che avevano avuto una scarsa conoscenza a livello, diciamo, di opinione pubblica, essendo che ormai passati tanti anni chiaramente l'interesse non era più vivo come all'epoca. E siccome sono stati contributi fondamentali, importantissimi e estremamente ricchi, il primo scopo era quello di recuperare e utilizzare tutto questo materiale, e il secondo luogo era quello di fornire un resoconto organico e unitario, perché tutta la pubblicistica, ma anche le sentenze, inevitabilmente sono quasi sempre puntate su singoli episodi, su singoli fatti, fornendo quindi un quadro abbastanza frammentato di queste vicende. Mentre invece la cosa fondamentale che da un lavoro di questo tipo ne esce è che c'è una continuità assoluta dall'inizio, diciamo, dei primi fatti, possiamo assumere come data simbolo il 65, fino all'80 noi troviamo più di un filo, diciamo qualcosa di più grosso, che percorre e collega tutte queste vicende. Per esempio, troviamo nei primi anni e negli ultimi emergere quasi sempre le stesse figure, gli stessi personaggi, con ruoli a volte un po' diversi, ma è un ricomparire costante delle stesse persone a più livelli. Quindi lo scopo mio era quello di fornire questo quadro d'assieme all'interno del quale inserire appunto poi la vicenda più in particolare della strage di Bologna. Sì. Quindi l'elenco delle fonti consultate, seppur approssimativamente, le fonti consultate. Ah, le fonti consultate sono al 90% sentenze e atti giudiziari. Quindi anche non solo le sentenze, anche gli atti istruttori. In alcuni casi, quando li ho trovati, quando sono stati disponibili, sì. Soprattutto, per esempio, una fonte molto importante è stato il secondo processo su Piazza della Loggia, quello conclusosi negli anni 2000, che ha raccolto, cioè i magistrati, insomma non so se i PM o i giudici, ma suppongo i PM, hanno raccolto tutte le sentenze precedenti disponibili, compresi atti giudiziari, quindi lì c'era una mole di materiale enorme. E fondamentalmente quello, poi ovviamente anche qualche libro, qualche articolo di giornale, ma molto poco, anche perché spesso
ho verificato che i libri, diciamo, non sono contrassegnati da un rigore storico apprezzabile. Rigore storico apprezzabile che si può invece trovare nel suo testo. E ovviamente con un po' di ambizione spero di avere. D'accordo. Senta, la sua ricerca risale a quali anni, abbiamo detto? Ma arriva fino alle indagini sulla strage di Bologna e comincia, diciamo, io ho assunto come episodio chiave, questa non è una mia idea, è ormai storiograficamente accolto il convegno Pollio del 1965. Sì, questo è il punto di partenza, diciamo. Il punto di partenza, il punto d'arrivo, la strage di Bologna e susseguenti indagini. Ecco, la fase successiva... voglio dire, gli elementi che ha potuto consultare, verificare e analizzare arrivano fino a quando? Questa pubblicazione è del 2014? Ah beh, questa pubblicazione è del 2016, ma io, diciamo, avevo concluso un po' il mio lavoro alcuni anni prima, diciamo 2012, nel 2015 c'è la seconda, mi pare la Cassazione o l'appello di Brescia, adesso non ricordo esattamente, sì, che ovviamente ho integrato, ma più o meno io mi ero fermato come lavoro mio attorno al 2010-2012. Senta, lei sa se appunto acquisizioni probatorie successive in qualche modo contrastino, contestino o diano soluzioni diverse rispetto a quello che lei formula nel testo, cioè lei ha trovato errori, omissioni successive a quello che ha scritto? Sinceramente no, ma sinceramente anche non mi sono più occupato in maniera così, nel senso che ho un po', visto che la pubblicazione che era il mio obiettivo è saltata, a quel punto mi sono un po' dedicato ad altro, quindi non ho fatto delle verifiche puntuali, per quel che ne so non mi risulta, però non lo escludo. Va bene. Può fare un elenco o comunque il più completo possibile delle fonti utilizzate, citate in nota nel suo testo? Non ho capito la... Allora, lei ha già detto sostanzialmente sentenze, però nel suo testo vengono citati anche verbali, atti, insomma, può essere più preciso o a memoria non ricorda, rinvia al testo? Sinceramente no, non ricordo. I verbali di Vinci Guerra lei li ha letti tutti? Tutti no, ne ho letti tutti, non lo so, sinceramente. Vinci Guerra ha parlato per tanto tempo con diversi magistrati, poi ha scritto anche molto, ha un suo sito internet, quindi ho letto molto, non so dire se ho letto tutto, ma sicuramente abbastanza. Sì, lei cita all'inizio del suo testo un verbale di Vinci Guerra, sì, con annesso riscontro in noto 1, lo vuole ricordare? Beh, Vinci Guerra è un personaggio, diciamo, molto importante e anche molto particolare di queste vicende, perché è l'autore della strage di Peteano, visto che è anche reo confesso, possiamo dirlo senza timori di smentita. E la strage di Peteano è un evento estremamente significativo, lo riassumo in due parole, che non sennò sarebbe una cosa troppo lunga. Praticamente lui, insieme ad altri due suoi camerati, fa esplodere una 500 e uccide alcuni carabinieri, dopodiché si accorge con sorpresa che i carabinieri in prima persona, nel senso che le indagini venivano condotte, se ricordo bene, dal colonnello Mingarelli, e comunque i servizi segreti poi, diciamo un po' dietro le quinte, orientano le indagini in tutt'altra direzione, pur rendendosi conto lui stesso che i carabinieri sapevano che l'autore era lui, o se non lui comunque sapevano dall'area da cui era arrivato l'attentato, tanto che c'è un episodio abbastanza significativo del capitano Labruna, che era diciamo un ufficiale del SID all'epoca, che si reca in Veneto a colloquio con Facchini per sollecitare Facchini a far sì che non vengano, mi pare che lui usi la parola stupidaggini o qualcosa del genere, non vengano compiute più stupidaggini di quel tipo. E quindi Vinci Guerra si rende conto a quel punto, Vinci Guerra, diciamo, era, almeno lui così ha sempre sostenuto, un rivoluzionario puro, uno che pensava veramente di combattere il sistema, si accorge invece che il sistema lo protegge e a quel punto
non immediatamente, ma nel giro, insomma, di qualche tempo comincia a raccontare un po' di cose e comincia un pochino a fornisce quella citazione che io ho usato all'inizio perché è estremamente, come dire, lì dentro c'è un po' tutto, insomma, no? Senta, lei ha studiato le sentenze che hanno valutato la testimonianza di Vinci Guerra? Sì, direi di sì. Adesso, sinceramente, se lei mi fa delle domande un po' sul dettaglio, ho difficoltà a dare delle risposte di assoluta certezza. Direi di sì, però se mi fa una domanda specifica, casomai. Nel suo ricordo, seppure con questi limiti che lei ci sta dicendo, queste sentenze sono state, eventualmente le acquisiremo, ma insomma, al di là dell'acquisizione, nella sua ricerca, Vinci Guerra è considerato teste Beh, ampiamente attendibile. sì, è considerato sicuramente un test attendibile, intanto perché Vinci Guerra non è un pentito, nel senso che non ha mai usufruito dei benefici della legge sui collaboratori di giustizia e addirittura si è rifiutato di ricorrere in appello dopo la sentenza di condanna all'ergastolo. Vinci Guerra era confesso, poteva molto probabilmente evitare la condanna perché, per esempio, altri suoi complici sono stati fatti fuggire all'estero, in Spagna, mi pare di ricordare Cicutini, e fu anche operato le corde vocali per camuffarne la voce con la quale aveva fatto la telefonata per far arrivare i carabinieri dove c'era l'auto con l'esplosivo. Quindi, voglio dire, tutta la storia personale di Vinci Guerra lo rende assolutamente credibile. Le cose che ha raccontato hanno trovato quasi sempre, mi viene da dire, insomma, conferme. Poi ovviamente se Vinci Guerra ha raccontato anche qualche cosa non vera, questo io non sono in grado Sì, noi di dire. Vinci Guerra l'abbiamo sentito in questo processo e ha reso dichiarazioni a 360 gradi, insomma, amplissime della ragione per cui lo risentiremo per puntualizzare alcune cose. Al di là di questo, lei fa un'affermazione nel testo sulla lettura parcellizzata delle dichiarazioni di Vinci Guerra nelle varie sentenze che lo citano. Che vuol dire? No, questo non lo ricordo, nel senso che sicuramente la lettura parcellizzata emerge più volte, diciamo, come critica alle sentenze, ma non da parte mia, ma emerge da parte della Corte di Cassazione. Innanzitutto, soprattutto nei confronti della sentenza di appello di Catanzaro e poi quella no, di Bari, no, perché poi viene confermato. E in altre circostanze, nel senso che ovviamente si prendono, si assumono elementi di prova singolarmente senza collegarli, perlomeno più che elementi di prova, diciamo indizi, che ovviamente esaminati uno per uno possono anche lasciare, come dire, margini di dubbio, ma se non li si legge tutti assieme, chiaramente non, il quadro che ne esce non è. E risulta falsato, diciamo, ma questo non lo dico io, insomma, lo dicono molte sentenze sia di corti d'appello sia di corti di Cassazione. Nello specifico riguardo a Vinci Guerra non ricordo, anche perché Vinci Guerra ha sempre fornito un contributo, diciamo, più storico che giudiziario, nel senso che non ha mai accusato personalmente nessuno, tranne qualche volta qualche citazione relativa a Maggi e Zorzi, ma. Lei a pagina 163 fa un'affermazione netta. Le chiedo di un minimo argomentarla. Tutti gli elementi acquisiti indicano l'esistenza di un'organizzazione eversiva e terroristica trasversale che accomunava i gruppi dell'estrema destra, al di là della girandola di sigle e camuffamenti, che Ordine Nuovo, in particolar modo il gruppo Veneto, ne era il fulcro operativo, che questa organizzazione era al centro di una rete di rapporti articolati, solidi e duraturi nel tempo, con apparati istituzionali italiani e stranieri che fornivano alla stessa protezione, supporto e direttive, che tutte le stragi, riuscite e tentate, sono state opera di questa organizzazione e nella loro fase più esecutiva di un numero molto ristretto di persone che hanno continuato a operare indisturbate o quasi. Infine, che tutte le stragi erano inserite in piani più vasti con finalità golpistiche o di condizionamento antidemocratico del quadro politico. Allora, questo è quello che, diciamo, è emerso dalle varie sentenze dei tribunali. Cioè, se, adesso È una entrare nel merito sarebbe un po' valutazione, lungo, ma ma voglio appunto. dire, se partiamo da Piazza Fontana, che è un po' così il paradigma di tutte le stragi successive,
emerge con assoluta chiarezza, per esempio, che l'organizzazione degli attentati è stata trasversale, nel senso che hanno partecipato personaggi che appartenevano ad organizzazioni diverse, Ordine Nuovo in Veneto e Avanguardia Nazionale a Roma, che la strage di Piazza Fontana era prodromica ad un ipotesi di colpo di Stato. Poi dopo spiego lì, colpo di Stato ovviamente non si intende necessariamente carri armati per le strade, ma diciamo un mutamento istituzionale che poi salta per vari motivi, su quali questo diciamo si possono avere anche delle opinioni diverse, ma comunque che non va in porto e che viene rinviata l'anno successivo. Tutte le vicende precedenti alla strage di Piazza Fontana mettono in luce come le persone poi coinvolte vengono protette, accudite diciamo, da apparati istituzionali. Lì non so, non ricordo se cito un caso esemplare, quando la questura, mi pare di Venezia, chiede agli affari riservati di mettere particolarmente sotto controllo Delfo Zorzi perché è ritenuto un soggetto pericoloso, la divisione affari riservati risponde che non è il caso perché non ci sono elementi a carico di Delfo Zorzi, tranne il fatto che Delfo Zorzi era già nella lista dei presunti terroristi presente alla divisione affari riservati. Quindi voglio dire, è una sorta di stop che viene dato alla questura di Venezia. Vabbè, poi possiamo ricordare l'episodio del commissario Iuliano che viene preso, impacchettato e spedito in Puglia perché si era permesso di arrestare Facchini e così via. Quindi poi ho citato Piazza Fontana perché sicuramente Piazza Fontana è la vicenda sulla quale le indagini giudiziarie hanno scoperto più cose, no? Diciamo, sul cui nel quale il quadro è chiarissimo, ma tutto questo si replica nelle indagini successive. Basta per esempio ricordare per la strage di Bologna l'attività svolta dal Sismi, in particolar modo da due personaggi che erano lì sul grado militare, dipende il periodo a cui ci si riferisce, quindi adesso lo chiamo un colonnello generale perché non ricordo all'epoca, ma diciamo il generale Musumeci e il colonnello Manucci Benincasa. Il colonnello Manucci Benincasa arriva in stazione poche ore o pochi minuti, non so esattamente, di Bologna, pur non avendo nessun ruolo da svolgervi, tanto che il capocentro del Sismi di Bologna si sorprende della sua presenza e gli chiede cosa ci faccia a Bologna e lui è lì per cercare di procurarsi un po' di esplosivo e cerca di convincere il capocentro di Bologna di convincere i magistrati ad affidare a un suo esperto, a un suo tecnico, le perizie sull'esplosivo. Questo almeno è quello che racconta il capocentro di Bologna, di cui non ricordo il nome. Quindi voglio dire, i fatti sono innumerevoli che confermano sia una trasversalità tra le varie organizzazioni di estrema destra, sia tra il ripetersi, diciamo, il riproporsi degli stessi soggetti. Se non in tutti, nella maggior parte di questi episodi, sia le collusioni, le protezioni ricevute dagli apparati dello Stato. Io ho provato a fare un elenco di tutti gli esponenti di estrema destra che in un modo o nell'altro si è certificato che avevano rapporti con i servizi segreti oppure con i carabinieri, ed è un elenco che è arrivato a superare i 20-25 nomi. Quindi vuol dire, non è un personaggio che per qualche strano motivo aveva contatti e rapporti con Ecco, questi sì, apparati. era la domanda successiva che le avrei fatto, cioè se lei ha studiato l'organizzazione Ordine Nuovo, in particolare i rapporti tra Ordine Nuovo e i servizi di sicurezza, questa domanda non è Rapporti tra Ordine Nuovo e servizi di sicurezza, questa domanda non è astratta, ma è rilevante in questo processo in quanto noi abbiamo una, credo, importante intercettazione che è stata prodotta in cui il capo, credo, Maggi, di Ordine Nuovo negli anni 80. C'è una contestazione sul contenuto dell'intercettazione che resta per il momento impregiudicata, però in ipotesi il Maggi sarebbe informato da questa intercettazione su fatti rilevanti relativi alla strage di Bologna, quindi informazioni che lui da chi può averle acquisite nel momento in cui le fa, sempre che siano. Non prendo posizione sul contenuto delle intercettazioni, sappiamo essere contestate. Allora,
da chi le possa avere avute Maggi, non lo so. Posso dire che Maggi non è emerso nei confronti di Maggi in modo evidente dei suoi contatti, dei suoi rapporti con, diciamo genericamente, i servizi segreti. Sono emersi questi contatti invece riguardo ad altri personaggi che erano molto vicini a Maggi. Per esempio, se posso citare un particolare, mentre molti personaggi che attorniavano Maggi erano suoi amici, oltre che sodali politico-terroristici, erano anche amici personali, si trovavano tutte le settimane a giocare a poker a casa sua, per dire, come Soffiati, come Digilio, come Zagolin, come altri, tutti questi è stato emerso in modo abbastanza evidente che avevano dei contatti sia con apparati italiani sia soprattutto americani. Soffiati, Digilio e Zagolin entravano e uscivano dalle basi NATO di Verona e Vicenza. Non è emerso nulla invece riguardo a Maggi. Ora, questo io non so se Maggi avesse dei comportamenti molto più, cauti, o se fosse una scelta di compartimentazione per cui c'è chi teneva i rapporti in modo più diretto e chi no, questo io non lo so. Quindi non sono in grado di dire chi potrebbe avere passato informazioni a Maggi. E sappiamo però, per esempio, che sulla strage di Bologna, come dicevo prima, il colonnello Banucci Benincasa, che poi si installa praticamente qua a Bologna sotto con lo pseudonimo di Manfredi, se ricordo bene, è l'uomo che gestisce in qualche misura, assieme a Musumeci, tutte le indagini dei primi anni, insomma, perlomeno quelle affidate al giudice Gentile, per cui presumo che da queste persone possa tranquillamente, visto che i rapporti erano intensi con Ordine Nuovo come struttura, personalmente con Maggi non lo so. Va bene. Allora, può riferire sulla ricostruzione che ha fatto sulla strage di Piazza Fontana, matrici, responsabilità, cioè, quindi ricostruiamola tutta sulla base delle ultime sentenze delle indagini di Salvini, eccetera. Qual è, diciamo, lo stato degli accertamenti, delle verità al momento? Allora, diciamo, con riferimento poi per sì, quello che serve per fare sì, eventuali allora, paragoni e certo, confronti. Allora, sulla strage di Piazza Fontana, diciamo così, si era già scoperto molto con l'istruttoria Alessandrini, insomma, D'Ambrosio, Alessandrini e Ripieni. Erano emersi già, diciamo, elementi probatori assolutamente schiaccianti, tanto che la sentenza di assoluzione da parte della, tanto che furono condannati all'ergastolo in primo grado, assolti in appello, e la Cassazione liquidò l'assoluzione in appello, come usando parole assolutamente, diciamo, come dire, molto 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 drastiche e molto critiche. Poi ci fu un successivo appello che portò alla soluzione, ma a mio parere, ovviamente questo è il parere non di un magistrato, ma aggravando ulteriormente le assurdità, le incongruenze di quella sentenza. Si potrebbero citare alcuni episodi assolutamente, come dire, esemplari, ma vabbè, ma non mi soffermo. Sono citati nel libro. Non mi pare, no. Per esempio, la fuga, l'evasione organizzata dal SID all'epoca di Giovanni Ventura dal carcere, quando furono fornite alla sorella di Ventura le chiavi delle celle e una bomboletta spray per addormentare o mettere fuori uso le guardie. La sorella rifiutò, cioè Ventura rifiutò l'evasione perché temeva fosse una trappola per farlo fuori. La sorella ha raccontato tutto ciò ai magistrati. I magistrati hanno indagato, hanno verificato che le chiavi aprivano effettivamente le celle, hanno verificato che le bombolette erano in possesso del SID perché non erano in commercio in Italia. Ma nella sentenza si dice che questo, che sicuramente l'evasione è tutta una un'invenzione, perché uno stimato ufficiale come il generale Maletti non poteva fare una cosa del genere. Allora, se una sentenza decide che una cosa non è accaduta perché una persona è stimata, mi pare che sia una sentenza
come dire, perlomeno che lasci molte perplessità. Ma vabbè, No, 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 sono. era, è un tema Era. di esame No, ce ne sono, quello, vabbè, cioè le episodi sono tanti altri. Beh, valutazioni critiche che lei svolge la sulle dottoressa, per esempio, sentenze. sui timer, la sentenza dice che sì, i timer sono usati, sono gli stessi che ha comprato Freda, che Freda non è in grado di dimostrare dove li ha messi, visto che lui dice che non li ha usati lì. Non solo non è in grado, dice che li ha dati a un agente segreto algerino, ma questo agente segreto non esiste. Insomma, voglio dire, tutto questo, ma alla fine la sentenza dice che tutto questo è vero, ma non si può escludere che la strage sia stata fatta. Non solo, Freda viene condannato per tutti gli attentati precedenti, ma non si può escludere che quei timer identici siano stati comprati da qualcun altro, usati da qualcun altro che non si sa chi sia. E così, voglio dire, insomma, le sentenze erano sentenze di questo tipo. Successivamente, diciamo negli anni 90-2000, è stata riaperta un'istruttoria da Salvini sulla base, appunto, soprattutto delle testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia, in modo particolare Carlo Di Giglio, Martino Siciliano, più anche, diciamo, le indicazioni venute da Vinci Guerra e più tutta una serie di testimoni minori che il capitano Giraudo andava interrogando da un carcere all'altro, fuori dal carcere di chi era libero. E qui è emersa, diciamo, tutta la parte che nei primi processi non era emersa, cioè del fatto che la cellula padovana non era una cellula isolata, ma faceva parte dell'organizzazione Ordine Nuovo, e che erano coinvolti ovviamente nell'organizzazione tutta una serie di altri personaggi, come Del Fosorti, come Maggi e così via. Le sentenze si conclusero con l'assoluzione di queste persone perché Carlo Di Giglio non fu ritenuto attendibile su alcuni aspetti specifici, fu ritenuto attendibile su altre questioni, ma non su alcuni aspetti significativi che erano fondamentalmente due. Lui aveva parlato di incontri avvenuti al casolare di paese, un casolare nella disponibilità di Ventura, casolare nel quale erano state preparate sicuramente le bombe per gli attentati sui treni dell'agosto 69, e dove Di Giglio aveva incontrato Del Fosorti, Possan e altri. Questa cosa è stata smentita in modo particolare, per esempio, dalla moglie di Lino Franco. Lino Franco era uno che aveva partecipato, anzi aveva organizzato questi incontri, ma all'epoca era malato di cancro e quindi, insomma, si era sostenuto e in qualche modo dimostrato che non era in grado di partecipare a questi incontri perché ormai la malattia era in stadio avanzato, tanto che poi era morto dopo qualche mese. E quindi non fu creduto su questi incontri avvenuti al casolare di paese, e lo stesso casolare fu cercato a lungo, ma non fu trovato perché Vigilio sosteneva che era cambiata tutta la disposizione, insomma, la viabilità del luogo. Non fu trovato. Sulla base di questi due elementi, la Corte decise che non era dimostrato che c'era un collegamento tra i Mestrini, cioè Zorzi e compagnia, e i Padovani, e quindi furono assolti. Durante le indagini, durante l'istruttoria per la strage successiva, per la strage di Brescia, invece sono state trovate prove inconfutabili che Di Giglio aveva detto la verità, perché nei diari di Ventura, ritrovati negli scantinati del Tribunale di Catanzaro, erano annotati questi incontri avvenuti al casolare di paese nelle date più o meno coincidenti con quelle indicate da Di Giglio, e successivamente fu trovato anche il casolare che non era stato trovato precedentemente perché era un casolare all'interno di una proprietà molto più ampia, mi pare di un qualche nobile aristocratico, questo non lo ricordo. Quindi sostanzialmente, diciamo, diciamo, le ragioni per cui non fu creduto Di Giglio sono cadute. Quindi ovviamente gli imputati dell'epoca sono stati tutti assolti e quindi sono assolutamente innocenti. Però diciamo che il quadro fornito da Di Giglio e da Martino Siciliano ha trovato delle importanti conferme. Tanto che, per esempio, nelle stesse sentenze di assoluzione per i nuovi imputati, invece si afferma che Freda e Ventura ebbero
delle responsabilità negli attentati del 69, anche se ormai non sono più processabili. Bene. Senta, le chiedo, a quali conclusioni è giunto in questa ricerca che lei ha fatto negli anni, ancora su Piazza Fontana, poi passeremo ad altro, sui mandanti e sulle protezioni ricevute da uomini dello Stato, dei servizi italiani ed esteri nei confronti di coloro che sono stati riconosciuti? Lei ne ha già accennato. Sta parlando di Piazza Fontana sempre. Beh, Piazza Fontana, diciamo, vabbè, sono innumerevoli, come dicevo già prima, sia precedenti che successivi. Per esempio, diciamo, è emerso che Mario Merlino, che era infiltrato nel gruppo anarchico del quale faceva parte anche Valpreda, era per esempio all'Ipropaga del Dipartimento Affari Riservati. Questo almeno è stato sostenuto, se non ricordo male, dal segretario del Dipartimento dell'epoca che si chiamava Mango. Beh, questo già è un elemento estremamente significativo, perché l'uomo che doveva portare a Valpreda era appunto in contatto, qualcosa di più, con l'ufficio Affari Riservati. È emerso per esempio che Mario Merlino è andato più volte in Veneto ad incontrare Ventura e Freda, insomma, quindi è un altro elemento di collegamento importante. Per esempio, vabbè, i depistaggi sono noti, non mi dilungo, ma insomma, il fatto che uno dei reperti più importanti degli attentati sui treni, che era un pezzo di sveglia utilizzato per le bombe, era stato prelevato e nascosto dall'ufficio affari riservati, viene ritrovato dopo molti anni nel deposito di Via Appia, è un altro aspetto, insomma, e così via. E per esempio che nel corso delle indagini il capitano Labruna va più volte, incontra più volte Facchini, e Facchini rivela che l'unico punto debole, diciamo, nella posizione di Freda è la presenza di una parte metallica particolare all'interno del timer, cosa che era assolutamente segreta ancora, perché era stata appena scoperta da D'Ambrosio il fatto che nei timer c'era una boccoletta di rame che rivelava le caratteristiche del timer, e Facchini ne era già informato. Il fatto stesso che Facchini prende Pozzan, lo porta a Roma e lo consegna alla Bruna, che lo nasconde in un ufficio riservato del SID, e poi lo fanno espatriare in Spagna. Voglio dire, cioè, gli elementi sono talmente palesi che basterebbe uno solo per evidenziare come appunto questi contatti, questi rapporti fossero, diciamo, per esempio, delle chiaie. È emerso perché lo ha ammesso lo stesso D'Amato. Frequentava abitualmente gli uffici del Dipartimento della Divisione Affari Riservati, oltre che veniva finanziato attraverso Mario Tedeschi, e questo credo sia, così, come dire, una citazione che può avere un qualche significato riguardo anche alla strage di Bologna, nel senso che è emerso con chiarezza come Mario Tedeschi, il giornalista, avesse un ruolo, diciamo, di contatto tra D'Amato e le organizzazioni neofasciste. Ricordiamo per esempio che D'Amato, peraltro, scriveva sulla rivista di Tedeschi sotto lo pseudonimo di Abate Faria. Insomma, quindi i collegamenti sono Quindi, infiniti, diciamo. certo, questo tipo di collegamenti che lei ha evidenziato, questo tipo di connessioni pericolose sulla strage di Piazza Fontana, l'ha riscontrata anche in relazione agli altri episodi successivi? Cioè c'è un modello Beh, sì, di. c'è un modello sicuramente. Vorrei citare un episodio che non ha a che fare con una strage, ma che è comunque estremamente significativo. Non vorrei sbagliare la citazione, perché mi pare Amos Spiazzi rivela che in questi incontri delle legioni, dei nuclei di difesa dello Stato, questi incontri, diciamo, anche di addestramento, dice lui, arrivarono i carabinieri e portarono con sé Carlo Di Giglio perché tenesse una lezione sugli esplosivi, presentandolo come elemento degli apparati di sicurezza. Ora, voglio dire, Carlo Di Giglio è quello che, secondo la sentenza di Brescia, ha preparato la bomba di Piazza della Loggia. Quindi
molto probabilmente ha preparato quella di Piazza Fontana, ha preparato per sua stessa missione tutte le bombe degli attentati precedenti e veniva portato dai carabinieri a istruire i nuclei di difesa dello Stato. Insomma, vuol dire, emergono degli intrecci, dei collegamenti che sono. Lo stesso poi Digilio, quando deve scappare, viene aiutato da Amo Spiazzi. Insomma, emergono sicuramente anche nelle altre stragi. Beh, basti pensare alla strage della Questura, al fatto che Bertoli era una fonte informativa del SID. Bertoli viene mandato in Israele d'accordo con i servizi segreti israeliani, e dove in Israele collabora, diciamo così, in alcune azioni antipalestinesi, poi viene prelevato e riportato in Italia e la bomba gli viene fornita. C'è una testimonianza importante, non ricordo di chi, importante nel senso di un personaggio istituzionale che dice la bomba gliel'hanno fornita gli americani. Insomma, voglio dire, poi per Brescia basti semplicemente ricordare che tutte le veline di Tramonte che erano fondamentali vennero fatte sparire, furono ritrovate solo dopo molti anni, veline del SID intendo. Tramonte era una fonte informativa del SID sotto lo pseudonimo Tritone. Insomma, gli episodi sono, vabbè, Sì. per non dire di quelli più banali, tipo il lavaggio della piazza. Non dimentichiamo, per esempio, che un scenario, insomma, un commissario, non ricordo il grado, della questura di Brescia, che si chiamava Purificato, era un personaggio molto, come dire, in contatti, in rapporti con elementi neofascisti, tanto che il suo nome, adesso non ricordo bene, ma fu trovato nell'agenda, nelle carte di alcuni di questi personaggi, tanto che poi fu immediatamente trasferito da Brescia subito dopo la strage. E qui tutto ciò spiega, per esempio, il fatto che a Brescia non si è riusciti a trovare nessun frammento, nessun reperto riguardo all'innesco della bomba, e anche sul tipo di esplosivo sono sempre rimasti molti dubbi. E così via, insomma, in realtà, Italicus pure, insomma. E adesso poi le faccio domande su Brescia e sull'Italia. Mi ha fatto venire una curiosità. Questo Bertoli, che è stato immediatamente catturato e condannato, credo, Sì. è un soggetto che non ha mai parlato, non ha mai No, detto nulla. Bertoli non ha mai Ma c'è parlato. stato mai qualcuno che ha provato a fargli A farlo dire parlare? delle sappie? Sinceramente non lo so. Probabilmente sì, lui poi Perché questo è stato è mandato in qualche morto modo allo sbaraglio, insomma. abbastanza attento. È È stato stato mandato mandato allo allo sbaraglio in sbaraglio? qualche modo. Beh, questo non è certo, nel senso che lui, diciamo, tra le ricostruzioni che si sono fatte, c'era un'auto che lo aspettava nella strada parallela a quella dove è avvenuto il lancio della bomba. Ci sono anche i nomi di quelli che stavano sull'auto, adesso non me li ricordo, erano due appartenenti alla Rosa dei Venti di Padova, mi pare. Mai giudicati però questo. Mai? No, no, questa cosa è emersa molto tempo dopo, perché molte di queste cose emergono negli anni successivi, innanzitutto quando negli anni Ottanta emerge un fenomeno di pentitismo nero, diciamo così, appunto anche sul versante, diciamo, neofascista, e quindi molti di questi personaggi cominciano a raccontare. E quindi, almeno da quello che si è scoperto, in teoria quest'auto l'aspettava e lui sarebbe dovuto riuscire a scappare. C'è però anche il sospetto che invece lui fosse caduto in una trappola, insomma, se lo volessero far prendere, anche perché altrimenti non si spiega questa tatuata sul braccio, che doveva essere la prova che lui era un anarchico. Se lui doveva. Ma questa persona non ha mai reso dichiarazioni, cioè ha sempre confermato la tesi principale che era una sua iniziativa Che risulti personale ed a me, esclusiva. no. Lui ha sempre sostenuto che era una sua iniziativa personale. Però noi, voglio dire, questa cosa è stata, peraltro, insomma, vabbè, a testimoniare tutto il racconto di Digilio non è stato creduto. Quando lui racconta che Bertoli viene tenuto per, mi ricordo, una settimana, 10 giorni, 15 giorni, chiuso in una casa in Via Stella, che era una delle basi, diciamo, dell'organizzazione, e viene istruito per il lancio della bomba. Tutta questa parte però non è stata ritenuta attendibile, quindi
non possiamo... Bertoli quanti anni è stato in carcere? Ma Bertoli è stato in carcere finché non è morto. È morto molti anni fa ormai, io non ricordo sinceramente. Vabbè. Allora, lei ha illustrato che queste vicende si connettono strettamente con progetti golpisti. Può mettere in riferimento gli attentati terroristici con i progetti? Beh, diciamo, questo intanto emerge anche da una, almeno da una sentenza, che ricordo io bene, da quella dell'Italicus, cioè l'Italicus, la sentenza... sentenza del giudice dibattimentale? O la sì, sì, la sentenza quella anche finale che assolve tutti. Naturalmente potrei sbagliare qualche dettaglio perché vado assolutamente a memoria, però afferma che era un attentato in previsione del golpe Sogno, che era il golpe che appunto Riccardo Sogno stava preparando, ma e diciamo avanza l'ipotesi, forse più che un'ipotesi, lo afferma con certezza, questo non lo ricordo, che siccome il golpe Sogno fu, diciamo così, stoppato, fu bloccato da Andreotti, e che nonostante il fatto che il golpe Sogno fosse ormai stato, diciamo così, sventato, mi pare che usi proprio il termine schegge impazzite o comunque un termine similare, diciamo i neofascisti eseguono l'attentato ugualmente, non, come dire, ormai fuori controllo, non si riesce, diciamo così, a fermarli. Questa è la tesi sostenuta nella sentenza di Bologna d'appello dell'Italicus. Ovviamente tesi, a mio modesto avviso, difficilmente sostenibile. Comunque questo è, quindi in questo caso c'è una sentenza che lo afferma. Nell'istruttoria Salvini invece si sostiene, insomma si prende per buona le rivelazioni di Vinci Guerra in particolare, ma non solo di lui, anche di molti altri, e cioè che la strage di Piazza Fontana doveva appunto creare le condizioni per una, diciamo, perlomeno per la proclamazione dello stato d'emergenza, tanto che era programmato per il 14 una grossa manifestazione a Roma dell'estrema destra, oddio, addirittura credo del Movimento Sociale. 14 di quale mese? Non ho capito. 14 di quale mese? 14 di dicembre, ovviamente, dicembre, nel senso, due giorni dopo la strage. Perché sostengono alcuni diversi ordinovisti nelle loro testimonianze, non mi chiede nomi perché non li ricordo adesso, nel senso che le testimonianze sono veramente centinaia, che all'interno di Ordine Nuovo c'era la convinzione che il rumore, il Presidente del Consiglio, avrebbe proclamato lo stato di emergenza. E questa era la domanda successiva che lei avrei ovviamente fatto, la illustri. Noi non abbiamo nessun elemento per dire che Rumor avesse promesso qualcosa del genere. Genericamente era un'ipotesi anche plausibile, nel senso che di fronte a una strage di quelle dimensioni e di fronte a possibili eventuali disordini di piazza non era inverosimile che si proclamasse, quindi può anche rimanere, diciamo, si può anche ipotizzare che questo fosse stato fatto credere agli ordinovisti per, come dire, rassicurarli sul fatto che le bombe avrebbero avuto l'effetto voluto. Noi non lo sappiamo, sappiamo però che poi gli ordinovisti decidono di uccidere Rumor e tentano di ucciderlo con Bertoli nel 73, quindi comunque il legame con un evento che andasse al di là della strage è assolutamente testimoniato da decine di persone che dicono doveva essere l'inizio di un rivolgimento politico, eccetera, eccetera. D'altra parte, i segnali di un possibile colpo di Stato nel 69 ci sono tutti. Se non ricordo male, lo stesso Donat-Cattin che lo dice pubblicamente, stanno preparando un colpo di Stato, quindi voglio dire non erano fantasie, che poi verrà tentato o comunque messo in scena un anno dopo. E su questa vicenda ha deposto qui Vinci Guerra, che a sua volta sarebbe stato sollecitato, ha detto qua, a fare questo omicidio di Rumor anni dopo.
Sì, ovviamente anche su questo non è che noi possiamo avere, insomma, ci sono molti, molti personaggi, insomma, esponenti che appartenevano all'Ordine Nuovo, tra cui quelli che hanno, diciamo, organizzato l'attentato con Bertoli, che sostengono che una delle ragioni era che si voleva colpire Rumor perché appunto aveva tradito, diciamo, come dire, le presunte promesse fatte. Questo almeno è quello che è emerso, diciamo, dalle confessioni di molti di questi soggetti. Ripeto però che sulla questura le sentenze non hanno dato credito a questa Questa lettura. ipotesi. Quindi. No, la cosa che interessa è ecco, se e come mai in caso negativo, in anni successivi, quando emergono questi nuovi elementi, il Bertoli non sia stato oggetto No, di no, io non lo escludo, non lo so, è possibile che sia stato indagine, anche. di tentativo. C'è cioè, un Qua, qua... capitano Giraudo che ha sentito Sì, decine di persone. Giraudo, sì, ha passato anni a ascoltare, a Su Bertoli sentire. non ha mai. No, non lo so, può essere, sinceramente non lo ricordo. Ricordo che da Bertoli non è arrivato nulla, diciamo, non ha, per cui se l'ha Assolutamente. sentito e questo non ha parlato, almeno non ne sono informato. Lei, sì, giusto un inciso, poi passiamo a Brescia. Sull'organizzazione terroristica Ordine Nero, quando nasce, come nasce, chi è? Chi sono e che ruolo hanno in questa gara? Diciamo così, allora, Ordine Nero è un'organizzazione un po' complicata. Allora, una piccola premessa, si parla sempre di ordine nuovo, ma in realtà bisognerebbe essere più precisi, perché ordine nuovo, nell'estate, se non ricordo male, primavera, estate del 69, subisce, diciamo, una scissione, si divide in due. Nel senso che una parte di ordinovisti rientrano nel movimento sociale, in modo particolare Pino Rauti, Paolo Signorelli e così via, e una parte invece rifiuta questo rientro, diciamo, nella casa madre, visto che erano poi tutti i fondatori, venivano dal movimento sociale, e continua ad esistere come Ordine Nuovo, cambiando il nome in MPON, Movimento Politico Ordine Nuovo. Ora, la cosa curiosa è che uno così, a prima vista, potrebbe pensare che rientrino in ordine nuovo i più moderati, diciamo, no? E restino invece fuori quelli che vogliono rimanere fedeli ad una posizione, diciamo, più estrema. In realtà è esattamente l'esatto contrario. Sì, cosa ho detto? No, rientrano nell'MSI. Rientrano nell'MSI. Almeno tutti coloro che poi emergeranno come elementi coinvolti nelle stragi. Ora la cosa viene spiegata abbastanza bene da alcuni testimoni, come in modo particolare, se ricordo bene, Martino Siciliano, che dice che fu fatto l'esempio dell'apertura dell'ombrello, cioè che in vista di quello che sarebbe accaduto nei mesi e negli anni successivi, quindi chiaramente. Diciamo l'esplicarsi della strategia della tensione, era opportuno avere una copertura, una protezione, diciamo, quindi non rimanere fuori in un gruppo, diciamo, già per di per sé considerato estremista, ma rientrare nel movimento sociale. Questa divaricazione, che può lasciare qualche dubbio, nel senso che poi in realtà, diciamo, i due gruppi mantennero dei contatti, dei rapporti, non è che non fu una scissione, diciamo, molto traumatica, però si ripresenta in qualche modo anche con la nascita di Ordine Nero, nel senso che Ordine Nero nasce dopo che Ordine Nuovo viene sciolto con decreto del governo, insomma, a seguito delle condanne nel processo. Dopo diciamo, l'istruttoria di Vittorio Corsi, il processo che portò alla condanna di alcuni esponenti dell'MPON, cioè di quelli che erano rimasti fuori, in modo particolare diciamo, il loro leader era Clemente Graziani. Ordine Nero nasce un po', diciamo, come dire, apparentemente almeno nelle dichiarazioni di alcuni suoi esponenti, come prosecuzione dell'MPON. Cioè legandosi, diciamo, come gruppo che non, diciamo così, rompeva in qualche modo con la tradizione
del precedente ordine nuovo e di avanguardia nazionale, vale a dire soprattutto rispetto ai loro rapporti, al loro essere così fortemente contigui, in contatto e rapporto con apparati dello Stato. Mi ha sempre incuriosito un termine usato da uno di questi, non ricordo se era Rognoni o qualcuno di Milano, che disse che in sostanza loro si ritenevano co-belligeranti con i carabinieri, cioè praticamente colleghi, insomma. Tanto che un altro, mi faccio una piccola divagazione, ma anche questa è curiosa, tanto che è emerso, ovviamente non abbiamo le prove provate, però è stato raccontato che Paolo Signorelli partecipò ad una perquisizione a casa di un estremista di sinistra assieme ai carabinieri vestito con una divisa di carabinieri, da carabinieri, quindi per dire il tipo di rapporti, di intrecci che c'erano. Ordine Nero invece nasce apparentemente in modo, diciamo, almeno ufficiale, come facciata, come organizzazione che si distingue e si vuole rompere con questa tradizione, tanto che esegue tutta una serie di attentati rivendicandoli come Ordine Nero, cosa assolutamente nuova e insolita, perché tutti gli attentati neofascisti degli anni precedenti non erano mai stati rivendicati e in buona parte si era cercato invece di attribuirli alla sinistra. Per esempio, ricordiamo che Nico Azzi sul treno dove gli esplose il detonatore aveva in tasca lotta continua. E quindi diciamo Ordine Nero apparentemente nasce, come dire, come una cosa abbastanza nuova rispetto all'ordine nuovo precedente. In realtà però poi emerge che questo era solo un aspetto di facciata, perché intanto all'interno di Ordine Nero i due capi indicati di Ordine Nero erano certo Ballan e Giancarlo Rognoni. Ora Giancarlo Rognoni non era possibile identificarlo come elemento, diciamo così, ostile al sistema o comunque come elemento rivoluzionario, visto i suoi rapporti intensissimi con i carabinieri della divisione Pastrengo. Non solo, ma diciamo che contemporaneamente Ordine Nero, assieme agli attentati firmati, compiva attentati stragisti non firmati, come quello di Silvio Marina, quello di Baiano e così via. Ed erano le stesse persone a compiere i due tipi di attentati. Quindi Ordine Nero, diciamo, appare come un'organizzazione molto ambigua, diciamo, no? Con, diciamo, due facce. E cosa che emerge anche nelle varie testimonianze, riguardo per esempio ad alcuni incontri, non ricordo se quello di Rovigo, Colagnola e Colli, non so, in cui Maggi spiega un po' la natura di Ordine Nero e anche lui appunto ribadisce questa doppiezza di Ordine Nero, Lo tanto ribadisce come un fatto, cioè lo spiega in sostanza Ordine Nero esistono due livelli, uno diciamo così. che viene dall'alto, o come Sì, no, perché una l'Ordine Nero descrizione era nel oggettiva. 74 era appena nato, adesso io non ricordo esattamente la data, ma credo che nasca attorno alla fine del 73, negli ultimi mesi, e raccoglie elementi provenienti da più organizzazioni, d'Avanguardia Nazionale, per esempio, dalle SAM, che poi erano le SAM, era più una sigla, una firma che non un'organizzazione vera e propria. E quindi mi pare che in questo incontro che è precedente alla strage di Brescia, questo credo che sia nelle informative di Tramonte, ma non ne sono sicuro, Maggi spiega a quelle persone riunite un po' questa nuova organizzazione che è appena nata e appunto anche lui diciamo, sottolinea il doppio livello dell'organizzazione. Comunque, Ordine Nero, diciamo che chiaramente noi ritroviamo gli stessi elementi che appartenevano, perlomeno molti degli elementi che appartenevano ad Ordine Nuovo e alcuni ad Avanguardia Nazionale, quindi diciamo la continuità, almeno nelle persone, è evidente. Poi diciamo che è vero che alcuni esponenti di Ordine Nero, mi riferisco in particolare a uno che si chiamava Dani, poi successivamente, si sposta ancora di più su queste posizioni, diciamo, antistragiste, perlomeno a parole. Infatti non lo so. Che poi ritroviamo anche nella fine degli anni 70 a proposito delle vicende della strage di Bologna. Stavi
detto di Zani. Sì, Zani. Bolognese Zani. Zani, sì, Zani era lavorava in una libreria, mi pare di ricordare. Zani era quello che scriveva, batteva macchina i volantini di Ordine Nero, se ricordo bene. Ed è anche quello che va a Brescia per, diciamo, dare una lezione. Non so se volessero ammazzarlo, ho potuto solo picchiarlo, ma il parroco che aveva riconosciuto Cesare Ferri nella sua chiesa. Zani è questo personaggio, e che poi, diciamo, alla fine degli anni 70 diventa un po' il leader di tutto quel filone dell'estremismo nero che, diciamo, assume una posizione critica nei confronti dei vecchi capi, etichettandoli, diciamo, sbrigativamente come stragisti, quindi, diciamo, da un lato accusandoli di aver fatto le stragi, ma allo stesso tempo prendendone le distanze. Ed è qui, diciamo, che è un po' attorno a queste posizioni che hanno i loro, diciamo, esponenti principali, Mario Tutti, per esempio, con Cutelli per alcuni aspetti. Poi, diciamo, si sviluppa anche il cosiddetto spontaneismo armato, prevalentemente romano, di quegli anni. Va bene. Senta, può sinteticamente... Se ha bisogno di una pausa, me lo dica. Se ha bisogno di una pausa, ma quando ha bisogno... No, no, problema. Può sinteticamente ricostruire la storia delle indagini e dei processi per la strage di Brescia? Intrecci, inquinamenti, deviazioni, cose... Quali verità sono emerse e quali dubbi esistono ancora su quella ricerca? Secondo la strage di Brescia è stata, diciamo, dal punto di vista, diciamo, giudiziario, è stato un... È molto complessa, diciamo. È complessa perché la strage, noi, allora, le indagini, diciamo, sulla strage di Brescia vengono condotte dal capitano Delfino. Ora, il capitano Delfino è un personaggio molto particolare, ci vorrebbe molto tempo per raccontarlo. Io, naturalmente, voglio, anche per evitare eventuali querele, sarò prudente, ma diciamo che ci sono molte, ma molte testimonianze, cioè nel senso più di una, che si confermano fra loro di un ruolo, diciamo, molto, perlomeno, diciamo, assolutamente sospetto del capitano di Fino. C'è chi lo accusa di essere stato in combutta con alcuni esponenti dell'Andrangheta di Platì, lui era di Platì, in modo particolare Antonio Nirta, detto Due Nasi, che poi noi ritroviamo in qualche maniera collegato alla strage di Via Fani. Ovviamente non sappiamo se era lui l'uomo che viene fotografato in Via Fani, ma c'è qualche sospetto. E chi lo accusa di essere stato il padre tutelare degli estremisti di destra di Milano e di Brescia, dei veli riformiti di armi di esplosivo, in modo particolare attraverso la figura di Manfredi. Ci sono forti, forti elementi per sostenere che il capitano Delfino si identificava col capitano Palinuro, che era il capitano che partecipava agli incontri dei golpisti nel 73. Insomma, voglio dire, il capitano Palinuro è ovviamente premesso che è stato assolto da tutto, quindi, però il capitano Palinuro è sicuramente un soggetto molto importante. Non è un caso che sostituisca il colonnello Pignatelli, che era il capocentro di Verona del Sismi, colonnello che quando Giraudo, come dire, prova ad occuparsene, viene avvertito di non ficcare il naso, perché che il naso in un ambiente, quello del CS Verona, in proprietà degli americani e quindi dal quale è meglio stare alla larga. Non a caso Delfino sostituisce Pignatelli allo shape della NATO, quindi una sorta di continuità di rapporti molto stretti sia con i servizi segreti americani sia con la NATO. E non è un caso che quando
Il giudice Gentile viene mandato in Libano per la seconda o terza volta, non ricordo, a Viene indagare su. mandato in che senso? Si Beh, tratta di insomma, un nel senso giudice. che gli suggeriscono Si di tratta di un dare. giudice che non dovrebbe essere No, mandato da ha nessuno. ragione, mi sono espresso No, male. però è interessante. Diciamo che gli viene Lo suggerito che stimolo la è pista importante. interessante può essere in Libano e viene fatto accompagnare dal allora, credo, colonnello, non so, generale Delfino. E non si capisce che ruolo avesse, visto che lui era in quel momento a Bruxelles, presso la nostra ambasciata, se non ricordo male. Quindi, voglio dire, ecco, il capitano Delfino è questo personaggio. Lui fa le indagini e, come è noto, fa arrestare tutta una serie di giovani, di ragazzi, di ragazzine, insomma, che poi saranno alla fine tutti assolti. Ma in mezzo a questi fa arrestare anche Manno Buzzi. Manno Buzzi, era invece un personaggio di tutt'altra caratura. Peraltro, anche qui ci sono voci che con Ermanno Buzzi organizzasse sempre il capitano Delfino delle finti ritrovamenti di quadri cubati nelle chiese, ma vabbè, questi sono dettagli di colore. Ora, Voci Ermanno Buzzi nelle indagini. processuali o voci, che tipo di voci? Processuali o Sì, beh, insomma, diciamo, è chiaro che. incontrollabili? No, sono sempre voci di Che noi personaggi dobbiamo sempre fare sentiti. riferimento a fonti precise. Personaggi sentiti interrogati nel corso delle indagini, poi ovviamente D'accordo. la veridicità di queste affermazioni La veridicità è è tutta, ovviamente però insomma, non la molto, sappiamo, ma. cioè Buzzi in effetti era coinvolto in traffici di quadri rubati nelle chiese, eccetera. Però, comunque, questo diciamo, era solo un dettaglio abbastanza, possiamo accantonare. E quindi l'indagine viene condotta in modo, come dire, assolutamente discutibile. Adesso io francamente ho dei ricordi un po', un po' confusi, ma diciamo che l'impressione che viene condotta è talmente male che alla fine tutti vengono assolutamente assolti, anche perché molti di questi probabilmente effettivamente non c'entravano nulla, ma lo stesso Buzzi viene assolto. E diciamo, si configura un po' tutta l'istruttoria come, a mio modesto avviso, come una forma abbastanza sofisticata di depistaggio. Nelle indagini successive, cioè che si sviluppano invece negli anni 90-2000, condotte dai PM, mi pare Piantone e Di Martino, se ricordo bene, basate soprattutto sulle informative della fonte Tramonte e sulle testimonianze, anche in questo caso di Digilio. E, come dire, emerge il ruolo che ha avuto anche in questo caso praticamente gli stessi uomini che erano già stati coinvolti nel saggio di Piazza Fontana, vale a dire Digilio stesso, Maggi, Soffiati e così via, ma riemerge anche la figura di Ermanno Buzzi che avrebbe avuto comunque anch'esso un ruolo, perlomeno come diciamo, chiamiamolo basista, insomma, nell'organizzazione della strage. E non è, diciamo, dire, di scarso significato il fatto che quando Ermanno Buzzi, prima del processo d'appello, quando dà evidenti segni di insofferenza per il fatto che gli era stato promesso, questo si suppone, insomma, di cavarsela facilmente, invece non se la cava, dà segni di insofferenza e minaccia di parlare e viene strangolato nel carcere di Novara, però è significativo che viene mandato a Novara quando si sapeva esattamente che in quel carcere rischiava la vita, perché c'erano già stati ampi segnali in questo senso, e ricordo che a mandarlo nel carcere di Novara fu l'allora capo del DAP, Ugo Sisti, che era stato il procuratore generale, capo della procura a Bologna durante la strage di Piazza di Bologna. Brescia è una sentenza, si è conclusa con la condanna all'ergastolo di Maggi per la prima volta. Maggi era sfuggito tutti i processi di Tramonte. Digilio non viene condannato perché nel frattempo, se non ricordo male, è morto, ma viene riconosciuto il fatto che Digilio ha preparato la bomba di Piazza della Loggia e Soffiati l'avrebbe portata a Brescia o Milano.
l'esplosivo era nascosto nel bar Scalinetto, che Digilio aveva citato tante volte come luogo, appunto, come una sorta di base operativa, diciamo, del gruppo. Questo ha stabilito l'ultima sentenza del processo di Brescia, se non ricordo male e se non ci sono stati sviluppi che io ignoro. Quindi, insomma, diciamo, l'ultima sentenza di Brescia è una fondamentale conferma, intanto, della precedente istruttoria di Piazza Fontana, che si era invece conclusa con delle assoluzioni, che è, diciamo, come dire, estremamente importante. Sì, passiamo all'Italicus. Lei ha studiato atti di indagine, sentenze relative a Ma questo sì, episodio. Italicus. A quale conclusione è arrivata nel suo studio? Matrici, mandanti, esecutori materiali? Insomma, l'Italicus, diciamo, allora, l'Italicus si conclude con assoluzioni per tutti, c'è poi un'istruttoria bis che viene condotta dal giudice Grassi, che si conclude sostanzialmente con diciamo, proscioglimento adesso io non so se i termini tecnici siano esatti, ma Sì, insomma, corretto. degli imputati, quindi diciamo che sull'Italicus giudiziariamente si è concluso senza aver scoperto chi è Quindi è una stato. strage Ovviamente. senza Certo, autori ignoti, e autori ignoti, anche ufficialmente. se anche in questo caso, come peraltro praticamente in tutte le sentenze che ricordi io, viene sempre indicata l'area di provenienza, cioè si dice la strage è stata organizzata da un'organizzazione neofascista che si identifica con Ordine Nuovo, con Ordine Nero o comunque genericamente con quell'area, ma non abbiamo scoperto gli autori materiali, insomma, dei C'è un singoli riferimento preciso della colpi. Commissione, mi pare, Pido. Nella sentenza, sì, No, sicuramente. nella relazione della Commissione parlamentare sulla P2, su questa matrice. Sì, beh, sì, anche perché nella stessa sentenza, se non ricordo male, c'è un riferimento Certo. esplicito, vedete, alla P2 e al ruolo avuto. Beh, d'altra parte, voglio dire, c'è l'episodio abbastanza noto, insomma, credo noto a tutti, di quando Cauchi, che era il capo di Ordine Nero in Toscana, va a Villa Vanda a farsi dare un po' di soldi per comprare armi ed esplosivo. Lo stesso Cauchi che viene poi avvertito dell'imminente arresto da Manucci Benincasa, che era il capocentro del SISMI di Firenze, in rapporti strettissimi con Gelli, e Cauchi scappa e se ne va in Sud America, insomma, voglio dire, quindi diciamo, le relazioni, i rapporti, anche in questo caso, insomma, i fili che in qualche modo collegano la strage e i personaggi comunque coinvolti nella strage e in questo caso la P2, ma anche apparati istituzionali. Ricordiamo che è emerso che Gelli era di casa nella sede del centro del controspionaggio, insomma, del centro del SISMI a Firenze, dove si presentava come signor Luciani. Quindi, voglio dire, i fili, cioè, gli elementi ci sono tutti, Quindi anche se giudiziariamente. sul piano storico lei è pervenuto, si è Ma, per via delle conclusioni beh, che sono diverse sicuramente. evidentemente da quelle Sicuramente, giudiziarie. voglio dire, anche qui c'è un episodio che è assolutamente ricorrente in tutte queste vicende di stragi, che appena viene trovato dell'esplosivo viene fatto esplodere e quindi sparire. Stesso accade anche per la strage dell'Italicus, quando uno di questi ragazzi, diciamo, che gravitavano attorno a Ordine Nuovo, che si chiamava, se non ricordo male, del dottore o qualcosa del genere, fa ritrovare dell'esplosivo sull'Alpe di Poti, viene fatto immediatamente brillare. E quindi non si è mai potuto accertare se quell'esplosivo era lo stesso utilizzato, per esempio, per l'Italicus, insomma. Poi voglio dire, vabbè, adesso io non voglio, cioè, ovviamente gli imputati sono stati assolti, per cui sono sicuramente innocenti, però insomma la presenza sul binario dove si è fermato il Trenitalicus di un esponente di Ordine Nero, che aveva anche cambiato turno per essere presente, come dire, insomma, è un elemento che non può essere, come dire, totalmente cancellato e dimenticato. Sì, va bene, un altro argomento, stiamo finendo.
Le chiedo se lei ha studiato e ha analizzato le relazioni tra le organizzazioni da destra di cui stiamo parlando, coinvolte in queste indagini, e nei processi per strage, e la criminalità comune e organizzata. Non ho capito l'ultima parola, La Elena. criminalità comune e organizzata, le connessioni tra queste organizzazioni, se l'ha studiato, Beh, se ha trovato dei allora, collegamenti, diciamo, e in che termini c'è stato questo. le due organizzazioni principali che sono quelle di Avanguardia Nazionale e di Ordine Nuovo. Anche qui, anche per esempio, è significativo che anche Avanguardia Nazionale, Sì, non anche ricordo qua. la data esatta, a un certo punto si sciolga, ufficialmente si è sciolta, nel senso che non esiste più, non so se nel 67, nel 65, non mi ricordo la data, ma viene ufficialmente sciolta. Mentre in realtà continua assolutamente a esistere. Quindi anche questo, diciamo, faceva parte del piano, diciamo, di camuffamento, di in qualche modo clandestinizzazione dell'organizzazione in vista degli attentati degli anni successivi. Comunque, a parte questo, ma sì, sono emersi in maniera costante, insomma. Se anche in collegamento con l'omicidio Corso di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Collegamento? Omicidio Corsio. No, non ho capito. Omicidio o Corsio? Cioè, abbiamo visto la volta Sì, scorsa no, che. certo, no, scusi, non ho capito. Queste mascherine sono. Sì, lo Sì, so. certo. Dicendo Corsio, ma guarda, Trevisani è stata piazza Fontana, è emerso in modo molto chiaro la suddivisione dei compiti, gli intrecci, ma delle chiaie si reca più volte in Veneto, come Mario Merlino. Viceversa, diciamo, Delfo Zorzi frequentava gli uffici degli affari riservati incontrandosi con un funzionario che si chiamava Pignocchi, cioè voglio dire, Ma ci erano. interessa adesso la criminalità, il contributo, i collegamenti, Beh, la gli scambi con la. parte che nel 75 c'è un tentativo di unificazione tra la Guardia Nazionale e Ordine Nuovo. No, mi riferisco al rapporto con la criminalità organizzata. Ah, criminalità Ecco. organizzata, scusa. Beh, il rapporto con la criminalità organizzata, vabbè, sì, ci fu, nel senso che di questo non so moltissimo, sicuramente ci furono rapporti e contatti sia con la banda Valanzasca, sia con la banda, diciamo, non ricordo male, Bergamelli, eccetera, sia con la banda della Magliana, soprattutto poi alla fine degli anni 70. Erano, diciamo chiaramente, erano rapporti di tipo, come dire, di cooperazione, soprattutto in termini di fornimento di armi, di basi, di documenti falsi, eccetera. Non mi risultano azioni, come dire, attività politiche condotte assieme a elementi della criminalità organizzata. Questo non, se la memoria non mi fa difetto, non li ricordo. Sicuramente ci furono dei rapporti, scambi di armi, questo non c'è dubbio. Senta, vuole illustrare il percorso analitico, se è in grado di farlo, che collega il cosiddetto spontaneismo armato al cosiddetto stragismo, secondo i suoi studi, indicando fonti e autori su cui si basa la ricostruzione. Dunque, allora, come dicevo, ho già accennato prima, già nel 74 con la nascita di Ordine Nero ci sono alcuni, diciamo, vengono assunte, diciamo, posizioni, vengono scritti documenti che in qualche modo cercano di rompere con la tradizione precedente, cioè di un'assoluta colletteralità e contiguità con gli apparati dello Stato. In realtà, come ho detto, a mio parere, si tratta solo di un'operazione di facciata. Questo però, diciamo, questo filone interno all'estremismo di destra si ripropone poi negli anni successivi. E diciamo, trova soprattutto un momento di evidenza, di evidenziazione negli anni tra il 78 e il 79, in modo particolare a Roma, con la nascita di gruppi armati che assumono prevalentemente, anche se non tutti e non sempre, la sigla di NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari. Va tenuto presente però che i NAR non sono una vera e propria organizzazione coesa, unitaria, con un capo,
un comando, un direttivo, insomma, il NAR è una sigla che viene utilizzata da più gruppi, diciamo prevalentemente gruppi di quartiere, fanno riferimenti a quartieri diversi, Monteverde, Eur, Prati e così via, che agiscono anche autonomamente tra loro e in alcune circostanze anche in maniera, come dire, coordinata. E lo spontaneismo armato, appunto, si propone di, si colloca, diciamo, su un terreno politico-terroristico diverso dal precedente, e cioè un terreno che potremmo definire, tra virgolette, rivoluzionario, nel senso che il loro obiettivo, diciamo, le loro azioni non sono più azioni tese a produrre diciamo, rivolgimento istituzionale, un colpo di Stato o comunque in generale a colpire la sinistra, ma sono rivolte contro le istituzioni e lo Stato democratico. Non era mai successo, a parte Vinciguerra, ma che appunto lo fece per ragioni precise, che organizzazioni di estrema destra uccidessero, attentassero, facessero, colpissero agguati nei confronti di esponenti delle forze dell'ordine e così via. Lo spontaneismo, questo è lo spontaneismo armato, diciamo che viene chiamato così, che nasce poi, che ebbe uno dei punti di aggregazione in modo particolare a Roma, all'interno del FUAN, di una sede in particolare del FUAN, adesso non ricordo. Sicuramente questo movimento è fortemente influenzato da ciò che accadeva negli stessi anni a sinistra, cioè dalla presenza di organizzazioni armate di sinistra. Non a caso loro, diciamo, anche nei loro volantini, spesso riecheggiano slogan e linguaggio della sinistra. Questo è lo spontaneismo armato. All'interno dello spontaneismo armato, viene progressivamente assumendo un ruolo di primo piano più avanti, soprattutto per le sue, diciamo, qualità militari. Era soprannominato, se non ricordo male, il tenente o qualcosa del genere. E Fioravanti, comunque, diciamo, politicamente non era, era anche forse difficile definirlo tout court un fascista, nel senso che comunque il suo background politico era, almeno da quello che si è saputo, è emerso, abbastanza limitato. Era soprattutto un uomo d'azione, diciamo, era pistolero, come si è scritto. Nello stesso tempo, però, le organizzazioni precedenti, Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, non sono affatto scomparse, ma continuano ad agire, diciamo, intensamente, con grande fervore e attivismo. Entrambe, visto diciamo, il nuovo panorama nel campo dell'estrema destra, diciamo, e Ordine Nuovo continua in una delle sue, come dire, attività principali, che era quella del camuffamento, e assume altri nomi. Quello che poi diventa il più usato è Costruiamo l'Azione, che è pubblica anche una rivista omonima. Mentre invece Avanguardia Nazionale si cela soprattutto dietro ad alcune, diciamo, alcune, potremmo definirle, attività commerciali, come la Odal, o alcune riviste come Confidential, eccetera. Vabbè. Ora, diciamo, qual è l'obiettivo di queste delle formazioni, delle vecchie formazioni che sono capeggiate ancora dai vecchi personaggi, nel senso che i due leader, i due capi, diciamo, di Costruiamo l'Azione sono Signorelli e Facchini, Facchini al nord, Signorelli a Roma, più alcuni personaggi, diciamo, che restano un po' più nell'ombra, come Fabio De Felice, aveva già avuto un ruolo significativo, importante nel tentato golpe borghese, o come Semerari, il criminologo, vabbè, di cui sappiamo poi la triste fine, e
L'obiettivo diciamo di queste, di questa, soffermiamoci su Costruiamo l'Azione, era quello di riuscire a in qualche maniera pilotare, manovrare, comunque in qualche modo guidare politicamente le formazioni dello spontaneismo armato. Venne sviluppata la teoria dell'arcipelago, pare di ricordare, cioè a dire che non è necessario mettere in piedi un'organizzazione forte, ben organizzata e numerosa, ma è sufficiente invece riuscire riuscire a infiltrare e poi in qualche modo condizionare e fare agire secondo le proprie obiettivi politici le organizzazioni, tutte le organizzazioni esistenti. Quindi diciamo con diciamo che da parte appunto degli uomini di Costruiamo l'Azione c'è questa operazione, questo tentativo di anche di infiltrare le organizzazioni dello spontaneismo armato. Per esempio in questo senso una figura interessante è quella di Soderini, che apparteneva a terza posizione, ma che appunto Signorelli riesce in qualche modo a coinvolgere, lo porta a casa sua, lo fa partecipare alle feste dell'ultimo dell'anno, mi pare di ricordare, insomma, proprio per riuscire ad avere un elemento interno a queste altre organizzazioni. Ora, qui entriamo in un campo nel quale ovviamente non abbiamo delle prove certe. Sappiamo però che arriva a Roma Gilberto Cavallini. Gilberto Cavallini era un esponente di Ordine Nuovo che era stato arrestato per avere ucciso un ragazzo di sinistra che si chiamava Gaetano Amoroso. Viene sostanzialmente lasciato scappare, questo mi permetto di affermarlo io, perché mentre sul cellulare chiede di poter fare pipì, questi lo fanno scendere, lo lasciano che scavalchi il guardrail dell'autostrada. Poi questo bellamente saluta con la manina e se ne va, francamente, non ho, forse le versioni più strane che io abbia mai visto, ma insomma comunque va. E poi, come noto, viene nascosto in Veneto e diciamo, vabbè, tutti voi saprete insomma, la definizione che viene data di Cavallini come creatura di Facchini. Che significa anche il vecchio gruppo di Ordine Nuovo Veneto, cioè sempre Allora, te, diciamo, Sigillio, Cavallini Marchi. sicuramente è uomo di Facchini, nel senso che vive lì, Facchini lo assiste, lo fa ospitare in alcune case, insomma, eccetera. Poi a un certo punto si capisce la ragione precisa, diciamo, non c'è una ragione precisa, essendo lui milanese di nascita, credo, e comunque veneto di adozione, viene mandato a Roma. Lui arriva a Roma e entra a far parte, diciamo, entra in contatto con Fioravanti e con gli altri, entra a far parte di questo gruppo che possiamo identificare, come dire, come NAR, anche se, ripeto, lì c'era una circolazione di elementi che entravano e uscivano da un gruppo all'altro e non era, insomma, diciamo, come dire, non c'erano dei confini ben precisi. La cosa rilevante è che a un certo punto Fioravanti viene arrestato perché gli trova, mi pare, un tasco, una pistola, non ricordo, qualcosa del genere. E in carcere conosce Signorelli e Sergio Calore, che era un po' il braccio destro di Signorelli all'interno di Costruiamo l'Azione, quali ovviamente nasce un rapporto evidentemente abbastanza forte, perché una volta che Fioravanti esce, continua la frequentazione sia con Signorelli sia con Calore. Va, quello che risulta, alcune volte a cena a casa di Signorelli e mette in piedi, diciamo, una sorta di gruppo armato con alcuni elementi di Costruiamo l'Azione, in particolar modo Sergio Calore, mi pare di ricordare c'era un certo Mariani, di Mariani ce n'è più di uno, c'è Bruno, sono diversi. E questo gruppo, che quindi potremmo definire un po' misto, NAR, Costruiamo l'Azione, compie
vabbè, una rapina, eccetera, in modo particolare il tentato omicidio dell'avvocato Arcangeli, che fallisce perché sbaglia una persona e ammazzano uno che non c'entrava niente, che si chiamava Leandri. Poi la rapina, mi pare, alla Chase Manhattan Bank, insomma, e così via. Quindi, diciamo, c'è sicuramente nel corso dell'autunno, inverno 79, primi mesi dell'80, un rapporto abbastanza stretto tra Fioravanti, Signorelli e Sergio Calore. Sergio Calore, però, aveva assunto una posizione, questo qua, per correttezza detto, critica nei confronti dello stesso Signorelli. Lui e D'Alessandri, che infatti poi saranno due testimoni importanti per ricostruire le vicende, perché non, una volta scoprono sostanzialmente, per semplificare, i rapporti molto stretti con la P2, vabbè, D'Alessandri li conosceva bene perché era lui che andava a incontrare Gelli all'Hotel Excelsior, ma c'è una vicenda che riguarda Venturas di Andreotti, mi pare di ricordare un certo Genghini, che era, non so se un costruttore o un imprenditore, e viene dato insomma in qualche modo ordine a Calore e a Leandri di favorire, adesso non ricordo in quali termini, in quale modo, insomma di dare una mano a questo Genghini. Quindi insomma loro a questa cosa non piace e, come dire, entrano un po' in contrasto con i vertici, ricostruiamo l'azione. Comunque c'è questo rapporto stretto, lo stesso poi Cavallini ha contatti con Signorelli, insomma voglio dire. Lo spontaneismo armato sicuramente esiste ed è, diciamo, tra di loro la definizione che loro usano frequentemente è quella di tenersi alla larga degli stragisti. Progettano anche più volte di ammazzarne alcuni. Non ne va mai in porto uno di questi progetti, quindi non so se erano progetti. Chi sono gli stragisti da far fuori? Gli stragisti sono per loro Facchini e Signorelli in primo luogo, insomma, tanto che loro progettano di ammazzarli tutti e due, insomma. O meno così hanno detto, così hanno raccontato, che dovevano ammazzarli. Zani, per esempio, che Zani era uno dei dirigenti di Quex, che era la rivista che si riferiva, rivolgeva ai detenuti di estrema destra. Vorrebbero ammazzare gli uni e gli altri. Viene accoltellato in carcere, lo stesso Facchini viene aggredito in carcere. Insomma, voglio dire, quindi. Da parte, diciamo, all'interno Quindi siamo prima del 2 agosto o dopo? direi prima del 2 agosto, sicuramente prima del 2 agosto. No, forse dopo il 2 agosto, ma Dopo. sinceramente non lo ricordo, no, Sì, non questo ricordo. dobbiamo Probabilmente tenerlo. dopo, anche perché credo che Facchini non sia mai stato in carcere prima del 2 Prima, agosto, certo. perché lui quando lo devono arrestare se ne va in Spagna, quindi. No, teniamoci al prima, perché Sì, l'ultima no, no, vabbè, domanda che le no, questo mi farò era venuto in poi. mente così. Insomma, quindi voglio dire, adesso non voglio ovviamente farla troppo lunga, ma insomma, diciamo, sicuramente lo spontaneismo armato esiste, nel senso che esiste in questa chiave di contrapposizione ai vecchi, quelli come loro li chiamavano, i vecchi tramoni, cioè quelli che tramavano assieme agli apparati dello Stato. Quindi esiste lo spontaneismo armato, esiste un filone, diciamo, critico nei confronti delle vecchie contiguità con gli apparati dello Stato. Allo stesso tempo, però, diciamo, sia Ordine Nuovo che Avanguardia Nazionale continuano ad operare in modo molto, molto, come dire, molto presenti all'interno, diciamo, dello spontaneismo armato. Non possiamo dimenticare, per esempio, che due esponenti di terza posizione, anzi del nucleo armato di terza posizione, che erano Dimitri e Mistri, entrambi erano assolutamente in contatto con delle chiaie e anzi buona parte dei proventi delle rapine venivano consegnati a delle chiaie. Uno dei due, non ricordo se penso Dimitri, nella sua agendina aveva il numero di telefono personale di Musumeci, cioè voglio dire, Sì. le tracce che in realtà questa purezza spontaneista non c'era del tutto, diciamo, sono sicuramente evidenti. Ed è questa l'ultima domanda che le faccio, e appunto se questo insieme di elementi cosiddetti spontaneisti e di elementi stragisti alla fine trovano un momento di unificazione, di collegamento prima del 2 agosto. Prima del 2 agosto? Beh, allora, diciamo così,
Allora, se noi parliamo di elementi spontaneisti, chiaramente parliamo di una galassia assolutamente frammentata. Certo. Faccio per dire, non so. Andiamo più a concreto, il gruppo, la banda più avanti. Perché, vuol dire, per esempio, parliamo dei nardi di Prati, che erano nar che, per quello che mi risulta, hanno ammazzato anche un po' di gente. Non mi risulta che abbiano mai avuto nessun rapporto, nessun contatto con... Allora, è la banda Fioravanti, ma la banda Fioravanti è difficile anche da definire, perché è una banda, come dire, ad assetto variabile, nel senso che Fioravanti compie una serie di azioni assieme a quelli di Costruiamo l'Azione, cioè Sergio Calore, Mariani, Pagliati, Giannilli e così via. Contemporaneamente poi, insieme a Cavallini, Ciavardini, Vale e gli altri, invece fa altre cose. Però, per esempio, la banda Fioravanti, chiamiamola così, uccide Mario Amato. Personalmente Cavallini lo uccide. Ora, a voler uccidere Mario Amato era Signorelli, insomma, che, come sappiamo, in una riunione praticamente, insomma, commissiona l'omicidio Amato. Quindi, come dire, gli elementi sono continui di intreccio e di contatto. Poi ovviamente, voglio dire, vabbè, ve l'ho detto prima della strage sono questi, c'è la bomba che viene fatta esplodere a Milano davanti a Palazzo, cioè non dimentichiamoci che Costruiamo l'Azione esegue tra il 78 e il 79 almeno 10 o 12 attentati a Roma e uno a Milano, alcuni di chiave assolutamente stragista come quello davanti al CSM. A Milano è emerso che l'esplosivo, almeno è emerso, ci sono delle testimonianze che l'esplosivo per la bomba di Milano è stato fornito da Egidio Giuliani, che comunque non faceva parte in modo organico della banda Fioravanti, ma era comunque in contatto sicuramente con Fioravanti. Quindi, come dire, è difficile delineare in maniera, come dire, con dei confini precisi. C'era sicuramente un'osmosi e un intreccio tra queste organizzazioni, evidente, e soprattutto in modo particolare Fioravanti, frequentava Signorelli, frequentava Calore, e Fioravanti era, come dire, ormai noto nell'ambiente, questo ovviamente vale quel che vale, però più di un test, cioè più di un, diciamo, di un appartenente a quelle organizzazioni, lo dice, sostiene che era ormai noto che Fioravanti era diventato il braccio armato della P2, dicono alcuni, di Signorelli dicono altri. Quindi, poi chiaramente queste erano voci che giravano nell'ambiente, che hanno un valore di prova, certo, possono avere. Va bene, io ho finito, ci sono domande da parte delle parti, se no, se sono, facciamo una pausa allora. Facciamo una pausa di 10 minuti. Grazie. Io posso andare? No, 10 minuti. Ah, una pausa. No, adesso ci sono le domande delle parti. Ma volevo capire se alla fine sono promosso. Avvocato Sperazzoni, difesa di parte civile. Dottor Gazzotti, qualche piccolo approfondimento sulla sua ordinata e organica deposizione. Ecco, le chiedo di risoffermare per un attimo l'attenzione su quella che ha denominato teoria dell'arcipelago. Ecco, se può spiegare alla Corte in modo un po' più, come dire, descrittivo, in che cosa, cioè dove nasce, quali sono le fonti di questa definizione e che cosa era in concreto la teoria dell'arcipelago nel mondo della destra eversiva, nel periodo soprattutto, siamo tra il 78 e l'80. Sì, la definizione, se non ricordo male, di Sergio Calore, credo che sia lui che, insomma, esatto, coni, sì, il termine, e era appunto l'idea di, diciamo, di non tentare di riassorbire tutti i vari gruppuscoli nati in quegli anni all'interno di una organizzazione, cioè della loro organizzazione, che era poi, diciamo, come dire, il proseguimento di Ordine Nuovo. Anzi, era Ordine Nuovo, non dimentichiamo che Costruiamo l'Azione produce dei fogli d'ordine esatto, che usano come termine per indicare se stessi Ordine Nuovo, quindi era assolutamente, diciamo,
chiaro che si trattava sempre di ordine nuovo. Quindi è l'idea di non mettere in piedi un tentativo di ricondurre a sé, diciamo, di riassorbire in qualche modo, di riportare all'interno della propria organizzazione di tanti giovani che in quegli anni si esprimevano politicamente attraverso altre organizzazioni come poteva essere Terza Posizione, INAR ed altri gruppi ancora, ma quella appunto di governare, cioè, diciamo come dico, come ho detto prima, cercare di indirizzare politicamente queste organizzazioni, sia introducendo all'interno alcuni elementi che facevano riferimento a loro stessi, sia attraverso obiettivi, programmi politici, eccetera, in qualche modo lasciare quindi che continuasse a esistere un arcipelago di gruppi e di organizzazioni, ma in qualche modo diretti politicamente da loro stessi. È un po' lo stesso fenomeno che viene tentato e operato sul versante opposto dalla rivista Metropoli. In sostanza, ecco, infatti, in sostanza, quindi la teoria dell'arcipelago è corretta se la intendiamo come una visione di gruppi o cellule che operano con un fine unico nell'ottica di chi indirizza quest'area, ma vivono in parte almeno compartimentati l'uno dall'altro, o quantomeno ci sono delle cerniere, dei punti di collegamento, ma si può agire anche in parte sganciati gli uni dagli altri. Sì, Sì, non userei il termine compartimentato perché è un termine forse è tecnico improprio, molto sì. preciso. Di compartimentato nell'area dell'estrema destra non c'era nulla, Sì, nel esatto. senso che i contatti erano frequentissimi, si scambiavano, facevano cose con un'organizzazione e poi con l'altra e così via. Però sicuramente come dire, era il tentativo di dettare una linea politica a determinati gruppi senza che questi gruppi appartenessero alla tua organizzazione, insomma di esercitare una sorta di egemonia politica, diciamo, e politico-strategica, quindi per esempio di ricondurli, questo lo dicono di più di uno, sul piano per esempio dell'utilizzo degli attentati. Ecco, in questo contesto lei si è mai imbattuto nella definizione gruppo del Nord con riferimento a Facchini Massimiliano? Sì, certo. Quindi il gruppo del Nord in questo periodo appunto di correlazioni anche di trasporto di esplosivo è già andato acquisito attraverso le parole del teste Aleandri in questo processo fra il gruppo romano di Signorelli De Felice e il gruppo del Nord rientra proprio in questo periodo storico, ce lo conferma, della teoria Sì, dell'arcipelago. assolutamente. Il gruppo del Nord era il gruppo Veneto, diciamo, che ruotava attorno a Facchini e che riforniva di esplosivo i romani. Su questo ci sono più testimonianze, soprattutto quella di Roberto Rao, che era quello che organizzava il rifornimento, poi lo stesso Digilio l'ha confermato e così via. Treviso, Roberto Rao ricorda dove era geograficamente collocato a Treviso. Roberto Rao, anche quello che dialogando con Battiston parla della strage di Brescia. Esatto. Prima ha evocato il singolarissimo episodio della fuga, evasione di Gilberto Cavallini, dal blindato dell'arma dei carabinieri che lo stava trasportando e traducendo. Ricorda il luogo dove avviene questa fuga, se ne ha memoria. No, il luogo geografico preciso no, ricordo che, se non ricordo male, che avvenne sull'autostrada, Sì, ecco, ma no. se le cito il nome di San Benedetto del Tronto, No, questo non lo non lo ricordavo ricorda. assolutamente, no. Poi, sotto un altro aspetto, ha parlato, faccio un passo indietro nella sua deposizione, nella sequenzialità della sua deposizione, ha parlato del casolare di paese. Ecco, innanzitutto, giusto per dare un po' più di dettagli, che cos'è paese? È una località? È un dov'è? Dove si trova? Cioè, Vabbè, paese è una località, è il nome di un comune è un paese. comune, sì, non so se sia un comune o una frazione, insomma, comunque è una località Sì, il nome geografica. paese non evoca, lo dico, ecco, per i No, popolari, è è il una. nome di Sì, un comune.
dove appunto questo diciamo viene raccontato da Digilio, dove venivano tenuti in deposito sia armi sia esplosivo, dove vengono, per esempio il racconto di Digilio è abbastanza preciso riguardo al confezionamento delle bombe che poi vengono collocate sui treni, cioè racconta che venivano preparate queste scatole di compensato, mi pare di ricordare, non sono sicuro. Comunque il paese era una delle basi, diciamo, operative nelle quali, sulle quali operava questo gruppo di Ordine Nuovo di Delto. E l'individuazione di questo casolare è avvenuta a sentenza, ahimè, sì, già passata, sì, in giudicato. Sì, sì. Quindi le risultano fonti dalle quali è possibile documentare l'esistenza di questo casolare, pubblicazioni o simili, perché questa difesa ne è in possesso, non so se l'hai avuto. No, allora io so di questa cosa perché peraltro è uscita anche sui giornali, insomma, vuol dire, quindi l'ho letta. Se dovessi citare una fonte, sì, del tipo un documento, una carta giudiziaria, diciamo così, no, non so dove stia. Ci sono delle fotografie di questo casolare in un volume scritto dal dottor Salvini. Queste fotografie le depositeremo magari alla prossima udienza. È un dato proprio puramente cartolare e fotografico. Ecco, poi lei citava la fuga di Marco Pozzan. Ecco, sì. Ricorda per caso una via di Roma e una realtà nella quale Pozzan viene portato, un ufficio di copertura del, sì, SID, sì, dove, no, dove fosse, quale copertura aveva il SID? Allora, guardi, dunque, non vorrei confondere, se lo ricorda, ci sono più di, credo ci sono almeno due episodi simili, comunque non so se era una roba che avesse a che fare con il cinema. Esatto, con la Turris cinematografica, esatto, di via Sicilia. Lo conferma questo via, sì, Sicilia, sì, sì, certo, se lo ricorda. Certo. Te lo ricordo, sì. Allora, ecco, un'altra precisazione, ecco, quando ha parlato alla corte di Bertoli, sì, della figura di Bertoli, dal punto di vista delle problematiche anche così personali, ricorda se nell'indagine relativa all'ultima indagine relativa all'attentato alla questura di Milano emerse anche, come dire, una fragilità personale di questo soggetto che era, come dire, facilmente anche manipolabile? Sicuramente, cioè, questo almeno da come tutti l'hanno raccontato, ma poi da come anche, come dire, è emerso nel corso dell'indagine, del processo. Bertoli era non vorrei, come dire, offendere la sua memoria, ma viene definito da tutti come un ubriacone. Sì, era un alcolista. Sì. Un alcolista, era un personaggio che, diciamo così, viveva soprattutto un po' di espedienti, insomma, non ha mai avuto, diciamo, un'attività lavorativa stabile, fissa, eccetera. Peraltro era anche lui un informatore del SID. Esatto. Perché poi il SID cerca maldestramente di cancellarne le tracce. Compare, come penso sia noto a tutti, il suo un nome Bertoli Gianfranco anche nella lista di Gladio, ma diciamo non si è mai accertato se fosse lui o fosse qualche omonimo. Perfetto, non ho altre domande. Io di Bertoli mi ricordo la simpatica definizione, non definizione, ma proprio analisi del personaggio che fa il generale Maletti. A un certo punto dice: Bertoli non ha mai lavorato, ha sempre campato tranquillamente, è stato in giro per il mondo, aveva 3 passaporti, andava dove voleva, di certo non era quel ladro di polli che volete fare. Di certo? Non era quel ladro di polli che qualcuno sostiene. Questo lo dice il generale Maletti del SID, sì, ovviamente lo dice quando non è più al SID e sta in Sudafrica. Certo. Però vuol dire, insomma, dipingere mi pare un quadro di Bertoli abbastanza... Ecco, ritorno un momentino su una serie di pagine del suo scritto, riprendendo una domanda che le ha fatto prima il Presidente, pagine 198-200, dove lei parla del rapporto fra i vertici di Avanguardia Nazionale e uomini della DINA cilena,
e anche della criminalità organizzata in quel momento attiva a Roma. Ha citato prima Albert Bergamelli. Ecco, le chiedo di descrivere meglio il primo profilo, cioè dove avviene, se ricorda, questo crocevia di copresenze Michael Townley, uomini di avanguardia a Roma nel periodo appunto Layton. Intendi il luogo? Sì, e la vicenda, diciamo, Bergamelli o Corsio con possibili connessioni relative alla P2. Francamente, diciamo, no? Non è che ricordi con precisione. Comunque, sicuramente, vabbè, la base in cui viene preparato l'agguato all'attentato, l'agguato da Corsio è via Sartorio, no? A Layton, chiedevo. Pensavo... Sì, a lei, sì, scusami, che è lo stesso luogo dove viene poi arrestato anche Vinci Guerra. E per quello che riguarda Bergamelli, io ricordo questo aspetto, insomma, che Occorsi aveva anche indagato su un flusso di denaro, diciamo, un utilizzo di denaro da parte della P2, insomma, di Gelli per l'acquisto di una sede della OMPAM, se non ricordo male. E quando era stato interrogato Bergamelli, lui pronunciò alcune frasi un po' così, un po' criptiche, ma insomma neppure tanto, sostenendo che lui aveva delle coperture, delle protezioni molto, molto in alto. In un primo momento, insomma, diciamo, non si capì bene a chi si riferisse, poi ci si accorse che c'era una sorta di, non ricordo bene se una coincidenza di cifre, di soldi, che una rapina o qualcosa del genere di Bergamelli erano poi, almeno in base all'ipotesi fatta dal giudice, stati utilizzati dalla P2 per comprare questa sede. Quindi si è poi anche sostenuto che l'uccisione di Occorsio non era solo una vendetta per avere condannato quelli di Ordine Nuovo, ma anche un modo per colpirlo, fermarlo, per quello che riguardava questo tipo di indagine. Poi... Aspetta, grazie, su questo mi fermo. Una sola domanda, buongiorno, sono Andrea Cecchieri, Avvocatura dello Stato, parte civile. Rispondendo a una domanda del Presidente sui depistaggi, che ha potuto analizzare nel corso delle sue ricerche, eccetera, lei ha fatto riferimento, se non ricordo male, all'attività SISMI che avviene a Bologna già nel pomeriggio del 2 agosto del 1980. Potrebbe dettagliare meglio questo suo ricordo? Dunque, allora vabbè, come ho detto prima, c'è questa presenza anomala a Bologna del colonnello Manucci Benincasa, che è tutta orientata a procurarsi, a prendere, a sapere che tipo di esplosivo è stato usato e poi a pilotare in qualche modo le perizie. Non a caso, poi, se ricordo bene, il SISMI riesce ad avere da Spampinato, che era il perito, anticipatamente, diciamo prima che queste fossero rese in modo pubblico, l'esito delle perizie. Questo fu probabilmente utilizzato poi per organizzare la messa in scena che passa sotto il nome di terrore supremo. Quindi vediamo se ho capito bene. Siamo al pomeriggio del 2 agosto 1980, o quantomeno siamo nelle ore immediatamente successive? Siamo ancora in stazione, io ricordo questa cosa, siamo ancora in stazione e ancora, diciamo, ci sono le ruspe. Io ero in stazione quel giorno, quindi ricordo bene lo scenario, che muovono, che portano via le macerie, si sta ancora scavando. Non si è ancora arrivati a trovare il cratere che viene trovato, mi pare, no, durante la notte. E questo almeno racconta mi pare che fosse colonnello Ferretti. Il generale Ferretti, che era il capocentro sismico. Che era il capocentro di Bologna, che probabilmente è sorpreso della presenza di Manuccio Benincasa, anche perché lui dice era
era regola, insomma, era una vera consuetudine che se un capocentro si spostava in una zona non di sua competenza informasse l'altro, dicendo guarda vengo lì per... Invece lui se lo ritrova senza essere stato preavvertito, e l'interesse di Manucci era quello di procurare, di sapere quale fosse stato l'esplosivo, procurarsi qualche reperto. Se ricordo bene che lui chiede se era possibile avere qualche residuo, insomma qualcosa che è stato trovato, che consentisse di fare analizzare a un suo perito di fiducia. Che era il dottor Spampinato? No, lui parla, lui sollecita, anzi, ovviamente vado a memoria, sì, per cui potrei incorrere in qualche errore, però lui sollecita questo colonnello del Sismi di Bologna a fare pressioni sui magistrati perché incarichino come perito un fiorentino che lui conosce, almeno questo quello mi pare di ricordare, e contemporaneamente se poteva avere un po' di esplosivo, diciamo qualche traccia dell'esplosivo, che lui avrebbe fatto analizzare a un suo esperto di fiducia. Questo è quello che ricordo. Questo avviene nel giorno stesso della strage, perché ancora, tanto che il colonnello Ferretti gli risponde che ancora non hanno trovato nulla, cioè ancora non abbiamo a disposizione. Quindi in questo momento l'autorità giudiziaria che sta procedendo agli accertamenti anche tecnici è la Procura della Repubblica, perché siamo in istruzione sommaria. Presumo proprio di sì. Non ho altre domande. Questo Ferretti lo dichiara in un verbale o in una dichiarazione pubblica? Sì, io l'ho trovato ovviamente in un verbale, qualcosa del verbale, in una sentenza da qualche parte giudiziaria. Se volete, cioè vuol dire, posso anche andare a riscavare nella mia mole di roba a vedere esattamente dove l'ho trovato, ma essendo che io non ho mai avuto contatti diretti con lui, neanche lo conosco, sicuramente l'ho trovato scritto da qualche parte. No, ci interessava capire se era in atto giudiziario o dichiarazioni pubbliche esterne, immagino però atto giudiziario. Allora, non posso giurare nessull'una né sull'altra cosa, propenderei per l'atto giudiziario al 90%, certo, però ripeto, non sono certo di questo. Sono certo per esempio di tutte le informative che arrivano da Roma a Bologna nelle settimane, nei mesi successivi, all'interno delle quali secondo me c'è un punto che non ho più trovato da altre parti, ma che secondo me mi ha veramente sorpreso quando l'ho letto, ma forse è noto a tutti, non lo so. E a un certo punto, quando il procuratore Sisti manda al Sismi una serie di domande, un elenco di domande, nella risposta che arriva c'è a un certo punto una riga che è abbastanza sorprendente, perché c'è scritto: riteniamo comunque, le parole non so se siano esattamente queste, comunque estraneo alla strage il Enrico Vailati. La cosa è molto sorprendente perché Enrico Vailati al momento non era in alcun modo né indagato né arrestato, cioè era, arrivo a dire, quasi uno sconosciuto, cioè si sapeva che era stato curato, medicato all'ospedale maggiore, e mi ha sempre sorpreso la premura di escludere Enrico Vailati da... Questo è in una velina, in una... Sì, nell'informativa del sistema. Un'informativa ufficiale o una velina? La risposta alle domande del procuratore. Che a loro volta erano delle domande informali, diciamo, credo di ricordare. Era un foglietto con una ventina di domande. Sì, erano scritte a mano. Sì, ce le ho. Prego? Ah, sì. Quindi questa è... Sì, dopo pochi giorni era passato. Sì. Ma Enrico, sì, abbiamo prodotto il manoscritto di Sisti, che non è più procuratore della Repubblica, sì, e fa i quesiti. Ma Enrico Vailati era il falso nome dietro... Vailati era il falso nome, era il documento falso di Picciafuoco. Era il documento falso di Picciafuoco, cioè quando... No. Procuratore. Ho sentito, perché poi l'abbiamo anche scritto, quindi non è un segreto, l'abbiamo messo. Bravo, sì. Picciafuoco ha un documento falso, una carta d'identità falsa, che poi viene da un ricettatore amico di Benincasa, che ha l'intestazione Vailati Eraclio. Sì. E
la carta, il modulo di carta d'identità viene da uno stock di moduli rubati, ricettati da Osmani, che era un collaboratore del SISMI, fra cui di Benincasa e poi il capitano La Bruna e altri. Abbiamo tutto documentato. Enrico Vailati, invece, è l'identità falsa che oralmente Picciafuoco fornisce all'ospedale, che è simile a quella di Erario. Alberto Volo, uomo di terza posizione, vicino, molto vicino a Mangiameli, ha una patente intestata a Vailati Adelfio. Abbiamo portato i documenti e dimostrato che Volo aveva, infatti ce l'ha detto, abbiamo portato anche le dichiarazioni di Volo, il documento Adelfo Vailati era nato qualche anno prima del documento Vailati Eraclio, che è stato usato nel 79 e nell'80 da Picciafuoco. Abbiamo portato anche tutti gli attivi, basta fare il click e trova. Quindi lo stesso Volo ha detto, lui che ha copiato bene. Quindi Enrico Vailati in realtà non è un documento, ma è una mera... È l'identità falsa che lui dà, però che si ispira al documento che è Eraclio Vailati. Questa è la... Sì. Comunque risultano legami tra il colonnello Mannucci Benincasa e Licio Gelli? Beh, sì. Almeno. Allora, se ricordo bene, colonnello Mannucci Benincasa non risulta iscritto alla P2. Cioè il suo nome mi pare che non compaia nelle leggi. I rapporti però, almeno sulla base anche questo, sempre di plurime, diciamo, testimonianze, era un rapporto molto stretto, nel senso che Gelli era... Come addirittura insomma risulta, io poi adesso ovviamente qui non ho le carte, ma insomma che lui utilizzasse il numero di telefono della sede del SISMI di Firenze dove lui addirittura si spacciava per capo del servizio segreto, quindi insomma i rapporti c'erano. Comunque a proposito di quella velina di cui parlava l'avvocato, quella in cui il SISMI risponde comunque non è responsabile Enrico Vailati. Sì, cioè lui risponde, è significativo perché chi sapeva che c'era un Enrico Vailati, allora, che in qualche modo sì. Cioè, si era sapeva fatto, perché era Enrico fatto, Vailati Presidente, possiamo domandare Picciafuoco quando torna? Sì, certamente. Oh, cioè, però stiamo per fare quasi una sentenza. No, che sentenza, avvocato? Siamo talmente lontani dalla sentenza. Abbiamo sentito il massimo storico, il dottor Palma, e va bene, ok, l'abbiamo sentito. Però se ogni volta deve quasi mettere sentenza sul punto, l'abbiamo scritta questa cosa. C'era una domanda interessante dell'avvocato dello Stato. No, Presidente, io non sto dicendo all'avvocato che rifaccia quello che deve fare, non mi riferisco alla domanda del collega. Siccome la risposta non ha avuto luogo, c'è stata una correzione per evitare, perché nella domanda della parte civile forse c'era documentato un equivoco, poteva dar luogo a un equivoco. Quindi però io desideravo che lei rispondesse alla domanda dell'avvocato dello Stato. Se appunto c'è in questa velina questa affermazione, comunque non tenete conto, non c'entra niente Enrico Vailati, che le risulti, insomma. Cioè, c'è questa no, cosa. Io l'ho trovata e l'ho scritta nel mio... Poi dopo andremo a verificare, insomma, nel senso che va bene. Non ho l'autorevolezza per dire che assolutamente c'è, però non me la sono inventata. Quindi... Ecco, Presidente, lei prima ha chiesto dove ha trovato la vicenda di Mannucci Benincasa a Firenze. Ecco, noi abbiamo i verbali di Ferretti, sono qui, sono nell'Italicus bis contenuti, ce li ho qui davanti a me. Ferretti è nato nel 29, con tutta probabilità sarà anche deceduto. Sono quattro verbali in cui Ferretti racconta quello che ha raccontato il testimone. E sono nel processo dell'Italicus bis, quindi... e non sono state prodotte qui. No, queste dichiarazioni no, noi abbiamo prodotto dell'Italicus bis alcuni atti, quelli rilevanti, diciamo, nel corso dell'istruttoria. Sono a disposizione comunque, se la Corte vuole che stampiamo questi verbali, lo facciamo subito. 29 diamo per, diciamo, lo diamo per presunzione iuris tantum. Non abbiamo la prova, certo, non abbiamo certi. Ci auguriamo che non sia morto, ma abbiamo motivo. Non è morto, però mi sono. Vabbè, comunque, niente, se la difesa non è. Sì, intanto estrapolate, poi vediamo un po' se d'accordo.
va bene. 29, 20, potrebbe essere ben vivo e peggio. Ma abbiamo chiuso il cerchio, la risposta del test è arrivata. Sì, sì, è cerchio chiuso. Prego. Sì. Avvocato Baravelli, difesa di parte civile, soltanto una domanda. Riprendo un attimo la domanda che le ha fatto prima il Presidente relativamente a sempre la teoria dell'arcipelago, quindi se vi furono manifestazioni o comunque elementi di prova di questa teoria prima del 2 agosto 80. Lei nel capitolo che lei ha redatto in questo libro Alto Tradimento riporta, se lo ricordo, una frase di un'affermazione di Mario Tuti relativamente a questa strategia, se lo ricorda? No. Ok, se posso gliela riferisco un attimo. Quindi dice Mario Tuti, affermava invece che lo scopo generale della lotta rivoluzionaria è la presa del potere. L'azione dei gruppuscoli deve essere coordinata da un'organizzazione, sì. E indicava come strumento anche il terrorismo indiscriminato. Sì. Quindi vi era questa strategia ed era propugnata anche da Mario Tuti. La fonte, diciamo. Qual è che sta leggendo? Questa è il libro Alto Tradimento, ed è una dichiarazione che dove l'ha raccolta lei questa dichiarazione di Tuti? Questa credo che fosse in un qualche scritto di Tuti, non so se una lettera dal carcere, su una rivista, non ricordo dove. E lui usa peraltro a questo proposito un'espressione nella quale dice che gli attentati anche indiscriminati, le stragi sono bombardiere del popolo, lo definisce in questa maniera se ricordo bene. Questo mette in luce anche la difficoltà di catalogare, di definire le posizioni politiche di questi personaggi, perché tutti viene diciamo un po' come Concutelli, sono un po' le due figure, i due nomi tutelari all'interno dell'estrema sinistra dell'area, definiamola rivoluzionaria antisistema, quelli diciamo i rivoluzionari puri, quelli che ci credono fino in fondo e che non lavorano per altri. Poi contemporaneamente però tutti scrive cose di questo tipo che appaiono in contraddizione, insomma, perlomeno, almeno per alcuni aspetti. Chiaramente lui ritiene che gli attentati anche indiscriminati siano finalizzati ai loro scopi e non a quelli, per esempio, di apparati dello Stato o di partiti di altri partiti. Però, diciamo, non disdegna affatto l'utilizzo della strage. Questo esattamente. E ricordo anche che comunque tutti abbiamo prodotto documentazione che lo vede in contatto con Franca Tanti, appartenente a uno di questi gruppuscoli di Avanguardia Nazionale di Parma, Franca Tanti Mezzadri. Sì, più o meno ricordo qualche nome. Va bene, la ringrazio, non ho altre domande.